essere qua, è un po' caldo. Uno degli interventi che chiederemo al nostro comune di riuscire ad adattare anche per gli eventi estivi un'abitabilità, insomma, perché stasera comunque è una serata veramente calda. Vi ringrazio per essere qua tutti. Io ho poche parole perché abbiamo degli ospiti che su questa partita sono preparatissimi e io li ringrazio. Io ringrazio questa sera, questa assemblea si può tenere grazie alla disponibilità del coordinamento provinciale acqua pubblica presieduto da Martina Sigolini che è qua alla mia destra e Luca Vitali che sta registrando la serata, che invito per chi non ha andare a visitare il sito Acqua Valtellina, che credo che un sito così sarebbe auspicabile da parte delle istituzioni, non da parte dei volontari, che lì si trova tutto, basta volersi informare che lì si trova veramente tutto. Dunque grazie veramente. Martina Simonini, che è qua alla mia destra, è stata sindaco di Piateda. Quando è stata sindaco di Piateda, e nessuno ne parla più, è stata merito a lei che oggi si riscuotono i canoni della derivazione dei sovracanoni per la idrici. Oggi si riscuote, parecchi soldi arrivano per la nostra valle, ma dobbiamo a lei, è stata lei e solo inoltre voglio anche ricordare che da consigliera provinciale, quando lo era ancora, prima che ci fosse l'affidamento alla SECA, lei sollevò tutta una serie di perplessità, dubbi, direi che ha cercato in tutti i modi di far sì che ci fosse una discussione vera, ma non fu assolutamente ascoltata, e oggi stiamo facendo le battaglie ritroso da qualche anno. Barsecchi, Remo Barsecchi, del Forum Nazionale dell'Acqua, che viene dalle chiese, noi ci conosciamo da lunga data per aver fatto tante battaglie insieme, e da sempre impegnato sul fronte delle acque, ma non solo, più ampiamente sul ruolo delle municipalizzate, su cercare di, sul ruolo stesso, e credo che stasera, che ne parleremo qua, io credevo le battaglie fatte nelle chiese, ma io credo che sia peggio qua, in Valtellina, e questo veramente mi fa male, perché in una zona come la Valtellina, trovare una situazione così, dove siamo pieni di acque, veramente deve far riflettere, deve far riflettere. Allora, questa sera facciamo il punto della situazione. Il ruolo della serata è per informare i cittadini, perché questo è la lacuna enorme che esiste, e credo che sia avverrà, poi decideremo poi come proseguire in futuro, credo sull'acqua, sui contatori, sulle tariffe, perché credo che riaffermare un principio che a mio avviso è fondamentale, sottolineare che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile, l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì un bene condiviso equamente, io lo sottolineo, da tutti, perché equamente, perché così oggi non è. Se, ecco, credo che su questa vicenda, e poi Martina poi si soffermerà e deciderà lei, era stata sottoscritta una petizione da oltre 7.000 cittadini nel 2015, io l'ho sottoscrissi allora che sono appena arrivata, e punto per punto quella sottoscrizione era talmente puntuale che ancora oggi, che poi riprenderà Martina, ma che purtroppo sì, qualcosina è passato grazie alla battaglia di questi anni, ma ancora rimane molto da fare. Io non vado oltre se non per dire che ho fatto una serie di richieste al nostro comune per sapere qual era la situazione oggi rispetto ai contatori, rispetto al comune. Ha risposto, e questo bisogna dargliene atto, che oggi, non essendo più competenza del comune, questi dati bisogna averli dall'ufficio d'ambito, quali per esempio se come, a quel punto è l'installazione dei contatori, se c'è un contatore sulle vasche di accumulo,
oppure quante prime case, quante seconde case, ma queste risposte non sono arrivate. Detto questo, però, noi diciamo che sappiamo per effetto delle pubblicate su PGD che le famiglie nel nostro comune sono 2005 e troviamo sui dati sempre pubblicati dal nostro Luca, su quella famosa tabella, che ci troviamo che nel nostro comune ci sono più di 5.000 utenze, che sono state date come 5.000 utenze in un comune piuttosto piccolo come il nostro. Allora vuol dire che le seconde case sono tante? Una domanda che mi viene spontanea: sono tante se da 2.000 e rotte utenze. L'altro dato che appare rispetto al nostro comune, sempre su quella tabella, che siamo dei comuni quasi sembra virtuosi in assoluto rispetto alle perdite, che ci sono solo un 5% di perdite, e anche un'altra serie di dati che comunque vedremo, abbiamo una presenza per il tecnico comunale semmai in questo senso. Il sindaco ha risposto che non poteva esserci questa sera. Non so se vedo qualche amministratore del nostro comune, che io non l'ho visto. C'è? No, l'impiegato, l'amministratore. Invece giustifichiamo che aveva dato la presenza, come presenza, il sindaco di Castello dell'Acqua, che purtroppo invece non può essere presente, ci spiace, perché oggi ha avuto un lutto e dunque non può essere presente perché sarebbe stato. Io passo la parola adesso a Martina Simonini e ringrazio ancora per averci dato questa opportunità. Grazie. Buonasera, bentrovate tutti. Sono io che devo ringraziare Lucia, poi la facciamo breve questi convenevoli, anche per le belle parole che ha speso nei miei confronti. Veniamo subito al sodo. Preliminarmente vi devo avvisare che i nostri incontri sono tutti videoregistrati. C'è un signore là dietro che registra tutto quello che accade qui. Questo ubbidisce a diversi bisogni. Uno, rimane una documentazione che poi Luca Vitali riverserà nel giro di un paio di giorni sul sito www.acquavaltellinaintervista.org e che quindi è a disposizione di tutti, anche di quelli che non avessero potuto partecipare questa sera. E la seconda, il secondo non meno importante motivo è che, essendo videoregistrata, anche le cose pesantissime che escono rispetto a questa incresciosa vicenda restano lì cristallizzate. Nessuno può dirci che abbiamo detto una parola in più o in meno, rimane lì. Quindi sappiate che anche quelli che intervengono vengono videoregistrati. Dovevo dirvela questa roba qua. Passerò presto la parola a Remo Valsecchi, che vi ha già presentato la Lucia, non prima di aver fatto un'altra precisazione, e cioè che lasceremo molto spazio alle domande del pubblico, perché una delle cose che si rileva maggiormente è che appunto non c'è informazione, l'informazione non è stata capillare. È una cosa che emerge dappertutto, da Gerola a Chiavenna all'Alta Valle. E quindi negli interventi vi chiederei di essere brevi, cioè se qualcuno si dilunga ci toccherà chiedere di tagliare un po'. Vi farò un excursus brevissimo di quello che è successo. È successo che l'obbligo di esternalizzare il servizio idrico integrato, parliamo quindi di acquedotto, fognature e depurazione, risale agli anni 90 con una legge che si chiama legge Galli, poi è stato ribadito con un'altra normativa più recente che è il decreto ambientale, che è del 2006. E molti comuni, anche in provincia di Sondrio, non solo in provincia di Sondrio, hanno resistito a questa cosa, fino a quando hanno potuto se lo sono tenuto questo servizio. Poi in provincia di Sondrio c'è stata un'accelerazione, sembrava che dovesse sparire la provincia, questioni politiche, gli interessi economici, una serie di cose che non possiamo andare ad analizzare punto per punto, ha fatto sì che c'è stata un'accelerazione dal 1 luglio 2014 il gestore unico per
per questo servizio idrico integrato è stato individuato dall'ente provincia in SECA. Dall'ente provincia, non è giusto dire ente provincia, l'ente provincia si avvale di un'azienda speciale, di un'entità che è costituita da lei, che si chiama ufficio d'ambito, quindi è l'ufficio d'ambito che regola i rapporti con SECA, con il gestore unico. Ai sindaci è stato detto inizialmente che questo passaggio sarebbe alla SECA, avrebbe avuto la durata sperimentale di 3 anni, con una tariffa che solo alla fine di quel periodo avrebbe dovuto arrivare a 0,99. Ora, SECAM nega questa roba, ma noi abbiamo atti. Io, come diceva Lucia, sono stata consigliere provinciale e ho lasciato cose scritte su questa roba qui. Quindi l'hanno detta e poi non è stato così. In realtà la gestione è stata affidata non per 3 anni ma per 20 anni e la tariffa di partenza è stata 0,99, poi non è così perché ogni comune ha tariffe differenziate, insomma, però si arriverà nell'arco di 5 anni con un aumento del 5% annuo ad avere una tariffa unica uguale, davvero uguale per tutti i comuni, di 1,26 per metro cubo. E questa è una cosa che bisogna che abbiamo ben presente, insomma. I sindaci hanno anche avuto pochissimo tempo per informarsi. Quando si dice i cittadini non hanno avuto informazioni, la SECAM risponde: a questo avrebbero dovuto pensare i sindaci, perché solo loro erano i detentori delle anagrafi. Noi diciamo sì, loro erano i detentori dell'anagrafe, ma loro stessi, cioè dentro i regolamenti e dentro i documenti dell'ufficio d'ambito sta scritto che l'obbligo dell'informazione spetta al gestore uguale SECAM, che avrebbe dovuto informare i cittadini in maniera capillare. SECAM dice dovevano fare i sindaci perché loro avevano le anagrafi. La verità vera è che anche i sindaci non sono stati messi nelle condizioni di essere informati bene, cioè l'abbiamo proprio notato, cioè, ci sono sindaci che tuttora non conoscono bene la situazione. E degli errori che contiene il piano d'ambito, delle tariffe, di che cosa abbiamo rilevato eccetera, vi parlerà Remo Valsecchi, che è un tecnico e quindi ve lo spiega molto meglio di me. Di fatto, che cosa è successo anche? Che i cittadini, senza avere informazioni, si sono trovati con queste tariffe che, peraltro, tocca dirlo, sono fra le più basse della Lombardia. Quindi il nostro problema, il nostro... sì, è così. Le nostre rimostranze non sono tante sul prezzo al metro cubo, ma, per esempio, sul forfettario, perché uno deve pagare 153, ora 285 metri cubi magari senza aprire il rubinetto, oppure deve pagare 153 prima o 285 da adesso in avanti metri cubi, sia che si tratti di una famiglia monoparentale con un componente solo, così come per una famiglia di 10 persone. Non sta in giro né in terra, è irragionevole. Così come altre cose erano irragionevoli, alcune le hanno un po' modificate. Dopo che abbiamo fatto qualche rimostranza, qualcuna l'hanno un po' modificata. Per esempio, si sono permessi di usare le RID, cioè gli addebiti automatici in conto, non si chiamano più RID, ma la maggior parte di noi le chiama ancora così, che avevano rilevato dalle anagrafi dei comuni. Cioè, che cosa succedeva? Succedeva che il comune ha dato l'anagrafe alla SECAM, la SECAM si è permessa di utilizzare le RID in automatico, cioè tu ti vedevi addebitato in conto, ma io ho dato la delega al mio comune, non alla SECAM. La SECAM non può permettersi di fare, eppure l'hanno fatto. Hanno fatto marcia indietro quando questa cosa qui è stata messa in uno degli 8 punti della petizione di cui parlava Lucia, che è partita a dicembre 2015 e che ha raccolto più di 7.000 firme. E dopo la petizione che cosa è accaduto? È accaduto che abbiamo visto che non,
niente, non ci si filava, non li pensa praticamente, cioè abbiamo fatto vedere che erano in tanti, abbiamo fatto dei rilievi circostanziati, anche propositivi, ma niente, non, come acqua, è scivolata via la cosa. Sicché siamo poi venuti in contatto con la Conf Consumatori di Mantova, visto che le associazioni di difesa dei consumatori della provincia di Sondrio non hanno voluto muoversi, e la Conf Consumatori ci ha suggerito di portare avanti un'azione di classe pubblica, che, attenzione, va detto subito che non tutela gli interessi del privato cittadino, è pubblica, quindi si dice no, 285 non va bene, ma non è che non va bene a Martina Simonini, non va bene per la generalità di quelli che si vedono applicata questa regola. Quindi chi avesse problemi personali di qualche genere deve proprio rivolgersi alla SECA oppure a tavoli di conciliazione che si hanno istituito le associazioni di difesa dei consumatori locali. Noi invece stiamo facendo un'altra cosa, stiamo facendo emergere che lì dentro ci sono una serie di irregolarità, di illegittimità, di cose che non vanno bene, eccetera, per la generalità degli utenti. Che cos'è questa azione di classe pubblica? È uno strumento abbastanza nuovo, che risale al 2009, quindi non c'è moltissima giurisprudenza, poca casistica. E si compone di due parti. In una prima parte bisogna fare una diffida, cioè l'abbiamo presentata nel 2016 e abbiamo detto il 13 settembre esattamente, e abbiamo detto queste cose qui non vanno bene, vi invitiamo a sistemarle. L'abbiamo trasmessa a SECAM, ufficio d'ambito, e anche all'ente provincia, cioè alle tre entità interessate. E avevano 90 giorni di tempo per rispondere, qualcuno ha risposto entro il 90esimo, qualcuno entro il 91esimo, comunque hanno risposto tutti e tre, ma tutti e tre dicendo noi riteniamo di essere nel giusto, l'authority non ci ha fatto rilievi, figuriamoci se ci muoviamo sulla scorta delle osservazioni del comitatino della provincia di Sondrio. Va tutto bene, quindi noi non riteniamo di mettere in atto correttivi di nessun genere. Bene, dopo questa prima diffida, la seconda fase dell'azione di classe pubblica prevede un ricorso al TAR. So che SECAM contava, e l'ufficio d'ambito contavano sul fatto che siccome bisogna mettere molte energie, tempo, soldi, competenze, eccetera, non si sarebbe arrivati a questa cosa. Bene, annuncio qui questa sera formalmente che stiamo, e per la prima volta pubblicamente, che abbiamo chiuso le trattative con la Conf Consumatori, andremo a firmare una convenzione, il ricorso al TAR si farà e verrà presentato entro fine anno, pensiamo molto prima, speriamo entro settembre. E questo è un successo, insomma, è una cosa rilevante. E niente, io mi fermerei qui, no, posso aggiungere solo che per esempio per la prima fase, quella della diffida, in pochissimo tempo hanno aderito 535 utenti consumatori della provincia di Sondrio, che ci hanno messo anche 30 euro e visto che la cosa era di estremo interesse e poteva essere anche un esempio per il livello nazionale, non è stata più la Conf Consumatori di Mantova che ci ha sostenuto nella diffida, ma la Conf Consumatori nazionale. E questa sera ancora confermo che il ricorso al TAR verrà presentato dalla Conf Consumatori nazionale. Bene, io mi fermo qua e cedo subito la parola a Remo Valsecchi, che vi parlerà di che cosa abbiamo rilevato nell'ufficio, nel piano d'ambito precedente e in quello che è entrato in vigore da poco, e non credo che riuscirà a fare la disamina completa perché è una cosa enciclopedica, e quindi niente, vi affido il papà, prendiamolo alle. Ringrazio il comitato di Sondrio che ha organizzato questa serata, perché oltre al piacere di incontrare voi cittadini in qualche modo vessati da un sistema sicuramente sbagliato,
mi hanno permesso anche di trovare una cara amica, la Lucia, che da quanti anni non vedevo. Io inizio con delle slide, perché purtroppo è un po' una via di formazione, ma è necessario, perché i filosofi greci dicevano che i numeri sono quelli che rispecchiano la realtà. Io dovrò tediarvi con dei numeri, perché i numeri ci permetteranno di capire che cosa è successo. Quindi attraverso le slide magari è anche più facile spiegare. Io generalmente chiedo, devo cambiare il microfono, io generalmente chiedo di intervenire non alla fine, ma anche durante. Se c'è qualcosa che non è chiaro, potrebbe essere, intervenite, interrompetemi, l'importante è che le cose questa sera siano chiare per tutti, perché i problemi in questa provincia ci sono tanti. Lucia ricordava prima che abbiamo vissuto assieme una battaglia sull'Ecco, che credevamo veramente un disastro. Io ne sto verificando un po' in tutte le parti d'Italia e vi assicuro che al di là della battaglia contro un processo di privatizzazione, quello che sto vedendo in provincia di sopra non lo vedo da nessuno. Cioè, qui troviamo veramente pasticci, errori volontari o meno, non lo so, ma sicuramente degli errori e anche dell'illegittimità. Io non le chiamo illegalità, ma ci sono dei comportamenti che sono in violazione della legge. Ce n'è uno in particolare che grazie all'azione di classe in qualche modo abbiamo corretto, perché nel piano d'ambito precedente siccome è previsto dalla legge che le tariffe vengano modulate per scaglioni, poi ve lo spiegherò meglio, qui c'era una tariffa unica. Grazie all'azione di classe nel nuovo piano d'ambito l'hanno modificato in tutto, pur sbagliando, tanto per non sbagliare, scusate il bisticcio di parole. Tenete presente che qui io inizio con dire che i cittadini devono sapere, i cittadini devono essere informati e devono condividere, perché se non ci dicono le cose vere, e qui tiro un po' le orecchie a qualche giornalista che c'è, che qualche volta dovrebbe avere il coraggio anche di esprimermi un po' più chiaramente magari certe criticità. Vi faccio un esempio: voi siete una delle poche province in Italia che poteva beneficiare di una norma particolare, avendo molti comuni montani al di sotto di 1000 abitanti. Voi potevate tenere quel comune in gestione separata senza portarla a seta. Nessuno l'ha detto, io mi sono confrontato anche con alcuni sindaci, nessuno lo sapeva. Ecco, e questo era, grazie a alcuni sindaci, poi ne parleremo dopo, stiamo cercando di vedere se riusciamo a recuperare questa situazione. Non sarà facile, ma ci proviamo, poi vediamo, perché sarebbe un po' come ritornare al passato, ogni comune si gestisce il proprio, c'è un'apertura di una legge che apre condizioni particolari, che garantisce quello che avevamo fatto prima, ma voi non l'avete fatto, quindi dobbiamo cercare questo. La Martina diceva, voi avete le tariffe più basse, è vero? No. Ecco, io dico di no, perché se è vero nominalmente, non è vero, perché è venuta a mancare la modulazione che dicevo, l'ho sbagliata adesso, e quindi poi lasciamo stare i calcoli dei consumi, li vedremo dopo, per cui alla fine, se mettiamo tutto assieme, non siete tra le più alte, l'Eco vi batte per consolarvi. Però siete messi in una buona posizione. Quindi cerchiamo di fare un'analisi. Io prima di entrare in merito di voi, però volevo fare un paio di riflessioni. Allora, che cosa sta succedendo in provincia di Sondrio? Perché io credo che queste domande dobbiamo farci. Chi è responsabile di tutto quello che sta succedendo? La provincia, il consiglio provinciale? Formalmente sì, perché sono loro che deliberano, l'ufficio d'ambito sì, no, la responsabilità di tutto quello che succede è da imputare ai comuni. Questo è un problema che lo riscontriamo un po' in tutta Italia, perché i comuni, pur di togliersi il problema, delegano, ma
ma non vanno mai a verificare che cosa succede veramente. Tenete presente che per fortuna abbiamo qualche comune che comincia a muoversi. 8 comuni, Caspoggio, Bordonna, Grossotto, Lanzana, Lovero, Sondalo, Torri Santa Maria, Mille e Chiavella, questi sono gli 8 che hanno votato contro il bilancio di Secca e hanno preso una posizione ben definita. Poi ho visto nelle conferenze varie dei comuni, ci sono altri comuni che si sono astenuti pur non votando contro. L'astensione però vale come voto contrario. Quindi sono pochi, rappresentano il 4,53% di Secco, il 7,11% degli abitanti complessivi. Però è un inizio, perché io non so che posizione politica hanno, non mi interessa. Cioè, in questa fase noi dobbiamo fare un ragionamento legato a quello che è il servizio, all'utenza e all'utilità per i cittadini. Noi dobbiamo però stare con loro, perché se anche gli altri sentono che i cittadini sono vicini a quello che si sta muovendo, e qui invito Luca, che gestisce il sito Alto Valtellina, magari a creare una pagina dove andiamo a indicare i comuni bravi che ci seguono, poi ne parleremo, perché può darsi che altri sindaci cominceranno poi a farsi. Allora, mi sembra possibile che per chiedere l'applicazione di una tariffa più equa, poi lo vediamo, nel piano d'ambito c'è scritto che questa tariffa è equa, per cui equa può anche essere una parola, ma noi vogliamo che equa lo sia veramente. E mai possibile, dicevo, che amministratori eletti dai cittadini perché li rappresentano, per chiedere loro l'applicazione si debba fare prima una petizione, poi un'azione di classe e ora un ricorso al TAR, cioè la giustizia amministrativa. Mi sembra una follia, visto che li abbiamo delegati a amministrare la parte, i beni comuni di tutti i cittadini, che vanno al comune stesso, ma anche i servizi, la sanità, eccetera, non dovremmo neanche chiedergli aiuto, dovrebbero farlo automaticamente. Però vedete, i comuni hanno una possibilità. Io stasera non faccio i ragionamenti che faccio di solito, magari più ampi, eccetera. Voglio andare sul diretto, perché dobbiamo capire che magari sarà anche pesante, ma non è importante. Mi assumo le responsabilità di quello che dico, non preoccupare. I comuni, dicevo, nella conferenza dei comuni, prima che il Consiglio Provinciale deliberi l'applicazione delle tariffe, devono esprimere un parere obbligatorio, deve essere questo per forza, e vincolante, quindi deve vincolare il deliberare del Consiglio. Questo lo stabilisce la legge. Ma se i consumi approvano tutto quello che gli viene presentato senza nessun minimo di critica, di criticità o di proposta diversa, è chiaro che loro vengono a mancare a un loro dovere principale, che è quello di approvare in, modo, in quel modo servizi che vanno nell'interesse della tutela dei cittadini. E allora che cosa succede? Succede la quantificazione forfettaria, poi vediamo i numeri in follia, succede la mancanza di modulazione, quindi di divisione scaglioni della tariffa. Succede anche la gestione di una posa dei contatori che è assurda, voglio usare un altro termine, preferisco rimanere su assurdo, perché non esiste che la società demandi al cittadino, all'utente, la costruzione di un impianto di cui poi il gestore stesso resta proprietario. E tra l'altro è evidente che la fattura, voi la pagate, ma la fattura arriva secca, se la contabilizza, se la mette nei suoi cerchi e contribuisce a fare via. Allora, l'obbligo, tra l'altro, e anche qui mi meraviglia, io non so, lo dicevo prima con Martina Lucia, io ho il dubbio che qui ci sia anche qualche difficoltà di capire la lingua italiana da parte di questi stessi. Perché la cosa strana è che citano due norme, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 96,
e un articolo della legge che citava prima la mattina, la 152 del 2006, che prevede l'obbligo per il gestore di installare i contatori. Allora, citano la legge, ma poi fanno un'altra cosa. Cioè, anche questa è una stranezza veramente. E tra l'altro ricorrere alla giustizia amministrativa, lo diceva prima Martina, costa. E tra l'altro abbiamo cercato, gli avvocati che ci assistono, di trovare il gratuito patrocinio, vuol dire che lo Stato si fa carico, ma non rientra in una casistica di quelle per cui è previsto. Cioè qui il cittadino deve continuare a difendersi e si trova sempre in una posizione di forza. Vi faccio un esempio che mi ha coinvolto, questo lo devo dire perché mi ha anche attristato, mi ha fatto venire i dubbi su come funziona questo paese, questo sistema. Nel 2011, con il referendum, è stato votato contro la formazione della remunerazione del capitale investito. Cioè, c'era una legge che prevedeva che il capitale investito nel servizio idrico venisse remunerato nella misura del 7%. Gli italiani, nella mia maggioranza, l'hanno abolito, l'hanno votato. La EGE, poi ne sentiremo parlare dopo, che è quella che contribuisce a formare le tariffe, ha cambiato nome. Invece di remunerazione del capitale investito, ha chiamato oneri finanziari del gestore, utilizzando la stessa formula identica precisa, quindi la stessa cosa. Abbiamo fatto ricorso, il Consiglio di Stato 15 giorni fa, purtroppo ce l'ha respinto, perché non è nella logica neanche della giustizia amministrativa tutelare e difendere il cittadino. Deve tutelare e difendere gli interessi che sono diversi da quelli del cittadino. E questo mi fa rabbrividire. E nella sentenza questa cosa è detta apertamente. E comunque adesso vedremo che cosa fare. Quindi esiste anche un'area, l'area di perdere un ricorso perché questi cittadini italiani non hanno cittadinanza in questo paese. Vediamo un attimo. Allora, è possibile che una società pubblica seca, o meglio il suo amministratore delegato debba trattare gli utenti, e è già grave, ma anche i soci, i comuni, come suoi subalterni o peggio. Non ne parliamo perché non mi sembra il caso, lo affronteranno alcuni comuni. Dopo la mancata approvazione del bilancio da parte di quegli altri comuni, sono girate delle lettere vergognose, mandate a tutti i comuni, di minacce. Farsi anche nei contenuti, non credo sbagliato, farsi anche nei contenuti, ma proprio con nessun tipo di stile, proprio veramente una cosa incredibile. Poi si possono esprimere opinioni, ci si può confrontare, uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro, vabbè, ma questo è una parte del confronto. Ma arrivare a quei livelli veramente. Allora, per i servizi pubblici vale per il servizio idrico, ma anche per la gestione dei rifiuti, che sono regolati dalla stessa norma, vale il principio del full cost recovery. Noi come movimento non siamo del tutto d'accordo perché il terreno, specialmente per l'acqua, deve intervenire in qualche modo anche la fiscalità, perché un bene essenziale come l'acqua non può diventare un fatto economico. Poi magari non interamente la fiscalità, ma per una parte, per la parte necessaria a disincentivare i consumi non corretti, può starci, ma per la parte che è essenziale per la vita umana non dovrebbe esserci tariffa. Però le leggi, l'ha voluto l'Europa anche questo, ma noi ci siamo adeguati subito, anzi siamo stati più realisti dell'Europa, perché l'Europa ha posto dei limiti lasciando al governo italiano di recepire e di modificare quei limiti anche in senso diverso, perché la situazione del servizio idrico nei paesi è diversa da un paese rispetto all'altro. Il governo italiano settimana scorsa ha ricevuto esattamente la direttiva dell'Unione Europea, quindi non è che è sempre solo il governo, che è solo l'Europa che è. Però se in un bilancio si rilevano diseconomie, cioè costi impropri, errori di gestione grossi che si vedono nel bilancio, SECAP è gestita malamente, lo dico io, non preoccupatevi.
nessuno ve lo dica. Scrivete un po' che non è il problema. Incapacità gestionale, perché gli errori sono frutti di incapacità di gestione. Questi non sono costi, non rientrano nel fulcoso del core, però li fanno rientrare e li fanno pagare a voi. Quindi, quando lo sbaglio, se questa società paga circa 1 milione di interessi passivi, li pagate voi. Cioè, perché nella tariffa c'è un metodo particolare fissato dalla ENGE per determinare la tariffa e alla fine ci finiscono anche questi costi, perché la tariffa che costa un po' di più copre anche le diseconomie. Poi vi diranno che non è vero, perché vi diranno che la tariffa ha dei vincoli, cioè dei vincoli, con la possibilità di conguaglio successivamente, in funzione di andamenti di costi, e poi vabbè, se poi la tariffa non riesce a coprire, basta aumentare un po' i consumi che abbiamo coperto ugualmente, per questo è quello che è successo. La prima anomalia, e questo contribuisce molto a un servizio che non funziona e i costi non funzionano, perché questa è la situazione della provincia di Sondrio. Sono 181.000 abitanti, 77 comuni. 13 comuni su 77 hanno la maggioranza di sindaco. Gli altri 64 comuni che rappresentano il 50% della popolazione pesano mediamente meno dell'1% dell'assemblea. Gli 8 comuni che hanno reagito hanno 7 un peso inferiore all'1%, uno superiore, ma noi abbiamo bisogno di aggregare questi comuni, perché gli altri hanno altri interessi e altre ragioni per gestire l'assemblea. Quindi questa è un'anomalia. Tenete presente che per fortuna cioè, tutti i costi vengono pagati per numero di abitanti. I benefici no, vengono corrisposti per quota di partecipazione alla società. Cioè solo beneficio del 22,90% di partecipazione, ma i suoi abitanti rappresentano l'11,98%. Per fortuna che è gestita tanto male che non fa utili, li fa ma utilizzati male, per cui non fa dividendi. In altre parti fa dividendi, come Sondrio prenderebbe più degli altri comuni pur avendo pagato tutto lo stesso. Il principio, peraltro, nel servizio idrico, ma vale anche per i rifiuti, è che ognuno deve pagare in funzione di quello che consuma o in funzione dei rifiuti che produce. Ma tutti uguali, non ci possono essere cittadini di serie A di dirci. Ogni persona fisica deve pagare esattamente come gli altri. Da voi non è così, poi lo vedremo. Adesso cominciamo a entrare nel merito dei numeri. Vedete, questo è il piano d'ambito e nel piano d'ambito c'è scritto definizione di un sistema, ho copiato pari pari, definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio. Quindi questa dovrebbe essere la regola. Vediamo se è vero. Allora, spero che questo purtroppo. Lo lascio lì, lo leggo dall'altra parte perché purtroppo non avendo la chiavetta avendo fatto le foto, poi magari sbaglio dei numeri. Secondino solo. Ecco. Allora, con i 153 metri cubi, io parlo in questo momento quelli senza contatore di come focalizzazione. Per i residenti, ecco qui, lo vediamo dopo, il 285, per i residenti il consumo è di 153 metri cubi per un costo di 207 euro, se il nucleo familiare è di una persona, perché è l'utenza.
nel caso di due persone. Nel caso di due persone diventa 76 metri cubi, 103 euro, quindi se la famiglia di due paga ogni singolo individuo esattamente la metà di quello che paga la famiglia composta per una singola unità. Nel caso di cinque componenti arriviamo addirittura a un consumo di 30 euro e a un costo di 41. Quindi qui ci sono delle persone che pagano meno e delle persone che pagano più. E anche questo va individuato e va corretto, perché la tariffa, la legge prevede un'altra cosa. Quindi questa tariffa non è equa. Per i residenti, i non residenti, vale lo stesso concetto. Per le risposte che hanno. Vale. Per i non residenti vale lo stesso concetto, ovviamente con cifre diverse. Con i 285 euro, i 285 metri cubi, il costo annuo per un'utenza residente diventa di 392 euro, contro i 207 prima della modifica del 285. Per i non residenti da 280 andiamo a 538. Dal 1 luglio bisogna dirlo. Sì, dal 1 luglio, perché la tariffa, siccome il piano d'anno è stato fatto l'anno scorso, poi modificato a marzo, quindi entra in vigore. Io ragiono su anno, ovviamente per quest'anno sarà a metà. Però indubbiamente è una cosa, cioè, assurda. Tanto più credo che siccome da dati li vediamo forniti dalla provincia, noi abbiamo in questa provincia dati che io ho rilevato dal piano d'ambito, 181.000 residenti, 191.000 residenze, cittadini non residenti, persone non residenti. Quindi è chiaro che il non residente costituisce un tessuto socio-economico importante di questo territorio e che in qualche modo credo che porti anche benessere e una ricchezza naturale. Chiaro che questo è un modo per penalizzare. Però poi se ci sono non residenti, un suggerimento ce l'ho da dare. Un suggerimento che non è quello di non pagare, perché poi alla fine si resta dentro e rischia di essere attaccato. Ma perché questo? Allora, noi abbiamo visto, detto prima, senza entrare nel particolare, che il bilancio di Siena non è uno dei migliori bilanci. Prova. Sì. Però è evidente che portare da 153 metri cubi a 285 metri cubi e significa fare ricavi per oltre 10 milioni in più, perché le utenze non residenti sono, le utenze sono complessivamente senza contatore 46.956. Io non so esattamente, perché non c'è il dato sul piano d'ambito, quanti sono le, quindi ho fatto una media della tariffa, non sarà proprio così, ma il principio è questo. È chiaro che 285, poi ci sono due pagine di motivazione che è piano d'ambito, che è la storiella raccontata per giustificare l'entrata di 10 milioni in più. Cioè, uno dei punti più significativi è che Sondrio, il consumo per utenza, Sondrio Borgo, ha un consumo per utenza di 700 metri. Cosa alla quale io non credo. Non credo, perché 700 metri cubi vuol dire che tutti i cittadini muovono su in piscina tutto il giorno, cioè non credo che sia così. È chiaro che ci sono o rilevazioni non esatte o l'impianto di rilevamento. In tutto il resto d'Italia l'impianto di rilevamento si ripaga di 16 impianti, normalmente. Però 700 metri cubi è probabile che comprenda.
Quindi la logica che ci sta qui dietro non solo sui modelli di capacità, c'è bisogno di far cassa e quindi la cassa si fa così. Anche poi è molto più semplice, basterebbe dire siccome Visa in full cost recovery, questi sono i costi e questa è la tariffa, uno magari anche malincuore, no? Ma si adegua. Cioè, per i non residenti che magari sul territorio ci stanno anche qualche mese all'anno, cioè, non ha nessun senso far pagare un'annualità intera. È evidente che qui l'equità è andata a farsi benedire. Allora, queste sono le nuove tariffe. Le nuove tariffe per i residenti prevedono sulle prime tre righe la modulazione. Prima non c'era, c'era la tariffa unica applicata a tutti. Oggi dico per i residenti. La tariffa di base 0,66 quest'anno, che diventa 0,69 l'anno prossimo perché è in corso convergenza, cioè portare tutti i comuni alla tariffa unica, che è un percorso legittimo. Per i primi 30 metri cubi il 40% in meno, per i metri cubi da 30 a 150 la tabella, oltre i 150 il 40% in meno. E sembra che abbiano ripristinato, non è vero, perché la norma, vi faccio vedere per farvi capire che non sono cose che mi invento io. Allora, questa è la pagina estratta dal, si chiama metodo tariffario idrico 2, emanato da Reghe, che stabilisce tutte le forme e i concetti per determinare la tariffa. Reghe è l'autorità per energia elettrica, gas e servizio idrico. A breve diventerà anche RI perché verrà inserito anche nei fiumi. Ed è presente che è un'autorità di cui non mi fido per niente, perché non tutela i cittadini, ma tutela i gestori. Infatti, sono pagati dai cittadini, perché i cittadini in tariffa pagano anche una quota da corrispondere a EGE, ma siccome materialmente incassano da EGE dai gestori, ascoltano i gestori di tutti i gestori. Anche lì, una marea di soldi non utilizzati e noi pagheremo per quelli. Allora, la tariffa prevede 5 fasce. La prima fascia, che si chiama agevolata, dovrebbe essere quella da applicarsi alle sole utenze domestiche e relativa ai consumi tipo essenziali. Allora, i consumi tipo essenziali sono stati quelli definiti da un congresso di Rio de Janeiro, ripresi dall'ONU, che ha stabilito consumo minimo per persone di 50 litri al giorno, 18 metri cubi all'anno. Quindi i 30 metri cubi vanno bene, certo sono abbondanti per una famiglia con una persona, sono pochi per una famiglia con tre persone. Siccome la media del nucleo familiare della nostra provincia è di 2,31, dovrebbero essere almeno 45 metri cubi a tariffa. Per la seconda, che si chiama tariffa base, dovrebbe essere la tariffa a cui si arriva con 0,66 meno il gettito delle quote fisse, perché comunque anche una quota fissa, ovviamente non l'hanno detratto, e quindi resta bene. Chiaramente questi meccanismi, c'è una tariffa bassa, ma che alla fine rischia di essere più alta di quella che è. E questo è il primo errore. Vedete, cioè una famiglia normale, uso domestico, cioè domestico residente, siccome
Tra l'altro lo si vedeva anche dai dati che hanno d'abito, e probabilmente anche un po' alto perché è influenzato da Bormio piuttosto che mal di dentro, questi problemi che hanno consumi più elevati. La media per persone è di 68 metri cubi all'anno. Se la famiglia è di 2,31 dovrebbe essere di 157 metri cubi. Questo è come dovrebbe essere, utilizzando peraltro le tariffe che io ho scritto sbagliate. Nella realtà che cosa succede? Siccome questo è quasi senza contatore, cioè, di fatto non applicando al 68 alla quantità di consumo per persona, ma all'utenza, cioè non applico più gli scaglioni per singola persona, li applico l'utenza, quindi li applico solo una volta invece di applicarli tre volte nel caso che io abbia una famiglia con tre persone. E quindi questo contribuisce ovviamente a aumentare la vita. Poi vabbè, questa è sempre una questione del contatore, ne abbiamo già parlato, dimenticavo che qui c'è un altro premio per chi ha il contatore, perché quelli che non hanno il contatore è come se fosse colpa loro, cioè, perché qui vorrei vedere i comuni prima, i comuni non hanno provveduto, va bene, è stato stabilito che sia il gestore a farlo, non è che è una negligenza o il tentativo di non pagare l'acqua da parte dell'utente, c'è qualcosa che nel sistema non ha funzionato. E allora però si dice, siccome sono cattivi quelli che hanno il contatore, la quota fissa è maggiore per quelli che non hanno il contatore rispetto a quelli che hanno il contatore. Cioè nel caso per l'utenza normale è 20 euro, diventa 14 per l'acquedotto se ha il contatore, per la fogliatura da 10 scende a 6, per i non residenti da 50 a 44, da 10 a 6. È chiaro che poi arriviamo alle 538 euro. È tutto chiaro? Dobbiamo approfondire qualcosa? Interrompetemi pure. Ecco, tra l'altro, per i non residenti ho messo una croce rossa, nel senso che la modulazione per scaglioni ai non residenti non si applica, perché è previsto dalla legge, ma d'altronde è evidente, perché per i non residenti la modulazione, quindi gli scaglioni più bassi, quelli essenziali per la vita umana, eccetera, li sconteranno nei comuni dove risiedono. No, sicuramente, ma dire solo questo di comune fino a, di provincia che fino adesso ho visto che non funziona, quindi può essere, però io sono convinto che se anche la tariffa è un po' più alta, perché per il non residente è 1 euro, non 0,66, la quota fissa è un po' più alta, però se il non residente pagasse per il giorno che è presente e non per, quindi per il consumo effettivo come dovrebbe essere la legge, credo che il problema anche di questi aspetti che sono minimali si risolverebbe. Cioè. Ma poi ne vediamo, io ho un suggerimento. Si fa scappare il non residente. Sì, fanno strada, no, ma è logico. Ma qui ci sono alcune cose assurde che però approfondirò con gli amici del comitato, perché poi, e comunque le vostre indicazioni sono importanti per il comitato, perché per noi sono utili per fare il riconsultato, quindi ogni informazione che ci arriva per noi è importante e essenziale. Però vedete, è qui che io ho dubbi sulla lingua italiana. Cioè, quando mi dice il piano d'acqua, per quanto concerne la fornitura di acqua, in caso questa sia prelevata dal acquedotto pubblico e distribuita mediante acquedotto privato, io mi spavento, perché l'acquedotto privato non esiste per distribuire l'acqua. Cioè, probabilmente intendono qualcos'altro, perché il termine di acquedotto, cioè,
Non esiste quel privato, cioè. E qui c'è il passaggio per cui potrebbe anche rientrare il discorso degli impianti di rinnovamento, perché dice che l'infrastruttura dedicata all'approvvigionamento e distribuzione acqua non destinata al consumo umano, ovvero fuori dal clima, non rientrano nella gestione d'acqua. Se però l'acqua la prevedono per le stesse fonti dove vengono contati i libri, i litri di dotazione, i litri consumati, i libri persi, no, siete voi che la pagate l'acqua per il rinnovamento, non è che la pagate l'acqua. Vediamo se... E poi un'altra cosa, cioè Seca può vendere l'acqua all'ingrosso. Supponiamo che c'è un territorio vicino che non ha disponibilità di acqua, può chiedere a Seca di acquistare l'acqua per distribuirla sul proprio territorio. Tenete presente che se fossero un po' più di 400.000 metri cubi d'acqua, il prezzo sarebbe il 20% della tariffa, quindi invece 0,66, 0,13. Voi comunque non dovreste lamentarvi, perché di sangue ne date molto in battellina, 2A con idroelettrico, eccetera, ce n'è per tutti, siete abituati. Io parlo sempre male di A2A, per cui appena mi scappa l'accento non posso dire. Penso di aver... Ecco, adesso arriviamo ai suggerimenti. Allora, c'è un capitolo del piano d'abito riferito alla stagionalità. Quindi è previsto per zone definite stagionali l'applicazione per 6 mesi e non per 12. I comuni possono deliberare un'ulteriore riduzione, ma non inferiore a 3 mesi. Questo però non si applica ai loro residenti. La stagionalità è intesa proprio come zone, quindi zone montane dove d'inverno non si può accedere, eccetera. Quindi è una delimitazione geografica. Ecco, questo secondo me potrebbe essere un suggerimento per i non residenti. Il punto 3.47 del piano d'abito dice: nei casi in cui l'utenza ritenga non avvalersi della fornitura idrica per un determinato periodo di tempo, può richiedere sospensione del servizio di gestore. Allora, temporaneo, poi si può chiedere anche la chiusura definitiva. Questo aspetto temporaneo. Quindi se voi con una pecca, una domenica sera vi entrate a casa vostra, lunedì mattina, date una pecca e dice: sospendete momentaneamente fino al vostro diverso avviso l'erogazione del servizio di telefono. Ma è questa sospensione? No. Io non l'ho trovata. Adesso mi fai l'idea, però guarda. No. È per me, no, che senso ha? No. Io l'ho guardato, però siccome sono quasi 400 pagine, poi anche se mi sono come? Ma perché non è una sospensione dell'utenza. Ma perché se considera di dare che l'utente va via? Cioè... Il piano d'ambito l'ha fatto l'ufficio d'ambito e Seca, che dice sempre che la colpa è dei sindaci che la obbligano a fare cose che non vorrebbe fare, ha sottoscritto un contratto di concessione che prevede il rispetto del piano d'ambito. Questo è il piano d'ambito, non è un pensiero, un'opinione, questo è contenuto nel piano d'ambito. Perché se io voglio chiedere la chiusura del contatore, ma lei non deve chiudere il contatore. No, questo non è la chiusura. Il contatore lo fa dopo, ma lei dice: io temporaneamente sospendo il servizio fino a diverso avviso. Io proverei con qualcuno per lui. Ma non è il contatore, ma il contatore è il giorno. Apriamo. Se io faccio una comunicazione e dico da oggi fino a diverso avviso è sospeso il servizio idrico, nei 365 giorni mi toglieranno i giorni che non l'ho utilizzato. Io che non l'ho detto prima di aprire, apriamo, così dopo cerco le domande. Io prima non ho detto due cose che
penso che parecchi di voi, qualcuno di te lo abbia, che anche il comune stesso, anche io ho cercato di dire che tanto fino al 2019 non bisognava correre per i non bisognava correre per i contatori, anzi, e allora il problema adesso, chi non ha fatto la richiesta sappia, questo bisogna dirlo molto bene, che prima è stato quasi dire c'è tempo, fate quello che volete, ma invece dal primo di luglio comunque bisogna, dopo lo spiegare bene, perché altrimenti se non hanno fatto nemmeno una domanda, perché almeno la domanda è mi spiace appunto che non ci sia il sindaco di Castello, perché si poteva vedere anche una gestione diversa dei comuni, perché la gestione dell'informazione, anche le tariffe, come è informato, per le possibilità che Remo in qualche modo ha elencato, il comune di Castello ha informato i propri cittadini, residenti e non residenti. Dunque la gestione del comune è fondamentale su questo. L'altro aspetto che Martina, scendendo giù un attimo da casa mia, ha detto, ma lo sai Lucia che c'è l'ordinanza che non si può irrigare, non si può irrigare, c'è la cosa. Guardate, non si può irrigare nell'ordinanza. L'alternativa, perché questo è dove c'è agricoltura, dove c'è tutto, non per dire, dov'è l'alternativa? L'altra, assolutamente, perché non esiste. Dunque anche questo è un problema enorme, perché posso fare l'ordinanza e poi, cioè il problema è che ognuno si arrangia, però il problema grosso altro che niente, con questi soldi della seta credo che si potrebbe anche, ma comunque io non ho informato questo, ma adesso credo che la Martina, che dovrà moderare da adesso in poi tutte le domande, è aperto il dibattito, avanti. Sì, no, c'è fra il pubblico un signore che mi ha contattato e che viene da lontano, il signor Nespoli, eccolo là. Deve venire di qua a parlare nel microfono. Il signor Nespoli viene da lontano, ha una proprietà, una seconda casa in comune di Teglio e rappresenta anche altri condomini. Io parlo per condominio e come amministratore del condominio sono 6 unità. Il signore prima mi ha esposto una cosa che io non mi trovo d'accordo, cioè quella di sospendere temporaneamente. Lo posso fare se l'utenza fosse solo mia. Essendo condominiale, se lo sospendo che un altro ci va, non posso saperlo. Quindi io a suo tempo, quando ho parlato con Seca, l'ufficio di Tirano, mi ha detto guardi che lei la domanda, il termine scade il 29 febbraio del 2016. No, dopo mi ha detto. Io l'11 febbraio sono andato a Tirano, ho consegnato la documentazione o la ricevuta qui, disdicendo le 6 utenze private richiedendo un contatore per il condominio. Il contatore è stato posato esattamente il 14 novembre 2016. In 6 mesi il contatore oggi, 4 ore fa siamo andati in casa, misura 21 metri cubi. 21. Quanto li avete pagati? Per adesso niente. 21 metri cubi, 6 famiglie. Dico, beh, d'inverno c'è poca gente, d'estate c'è andrà qualcuno di più, io faccio i conti da ragioniere. Triplichiamo, ne aggiungiamo altri 60, arriviamo a 80-85 metri cubi che fanno 85-90 euro, IVA compresa. Questi me ne chiedono 153 per 6 sono 918 metri cubi. No, io il contatore ce l'ho. Il contatore ce l'ho già, è già stato installato, piombato e quant'altro. Quindi mi chiedono praticamente tra. Tra l'altro la domanda è, ma i 50 euro di fisso cosa sono? Cosa servono? Cosa servono? Il contatore, io quando ho posato l'idraulico me l'ha fatto per pagare. Non solo il suo lavoro, anche il contatore. Quindi cosa sono questi 50 euro di fisso? Che fra l'altro spero venga applicato solo per un contatore, mentre prima applicato per singola unità abitativa. Ancora? No, perché c'è un contatore unico. Praticamente il comune di Teglio, io non so perché sono un non residente, fino ad oggi facevo pagare in base alle stime di attacco, io pagavo 28,87 euro all'anno, a conti fatti con le tariffe di oggi senza il fisso ne pagavo di più di quello che avrebbero a chiedermi in base ai consumi, però non so, cioè, mi sembra una cosa astrusa, io ho mandato una raccomandata alle varie entità, cioè faccio d'ambito, la Seca, al comune,
ognuno si impara le cose uno con l'altro, i sindaci dicono no, ma era la SECA che doveva darvi l'avviso e l'ufficio d'arbitro, la comanda dice sì sì, erano loro che dovevano comunicare tramite volantini o per lettera privata, questi dicono ma noi avevamo gli elenchi, e però per far arrivare le fatture l'elenco ce l'avevano, ce l'avevano l'elenco, io non so, la domanda è cosa posso fare, parliamo nel frattempo? A nome mio non mi date condoglio e eventualmente se mi devo tutelare così. Allora, la quota fissa purtroppo non piace, ma è prevista da quel metodo tariffario che dicevo, quindi anche la provincia. Scusi, lui ne ha pagato 50, noi di Acoslade abbiamo pagato il 70. Ogni ufficio d'ambito ha un'autonomia per determinare e poi lo sottopone all'autorità la quale può approvarlo meno. Quindi, scusate, è secca. No, poi ne fa di 70. No, momento, momento. 50 per la quell'ora. 10 per la depurazione e 10 per la fattura. Scusate, siccome è videoregistrata, occorre necessariamente che interveniamo uno per volta e parlando nel microfono, diversamente non riusciamo più a rendere bene la cosa. No, io ci credo che lei ha pagato 70, questa era la tariffa. Sì, sì, no. Poi io vorrei sapere, c'ho anche un 87 che prima non esisteva, perché io ho la fattura precedente dell'ISE e c'ho la fattura della SECA. Allora, ISE è subentrata... Non metto in dubbio, io non faccio le discussioni, io so che a un certo punto ho pagato 214 euro di deve acqua. Venire qui, mi scusi, insisto, perché ho... Allora, io ho pagato 214 euro di acqua. Prima ne pagavo 86-87. I metri cubi che ho consumato sono meno di quelli della valletta precedente. Sta il fatto che a me, non residente, perché io abito a Milano, mi hanno fatto pagare 214 euro. Prima ne pagavo 80 con ISE. Tra parentesi, l'anno precedente, non so se era il 2014 o 2015, non ho ricevuto a Milano, non ho ricevuto la fattura dell'ISE. Allora io ho chiamato Morbegno e ho detto, senta, ma non ho ricevuto la fattura, dice, lei è uno con un altro di Milano che non ha ricevuto, non abbiamo spedito, non ha ricevuto la fattura. Dico, io non pago la mora, perché mi hanno messo fuori la mora. Dico, no, guardi, l'anno prossimo scaleremo quello che è la fattura. Col cavolo che me l'hanno scalato. Cioè, a questo punto mi hanno anche preso anche per il non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto. Direi di procedere così. Allora, che cosa contengono i 50 euro di fisso o i 70 nel caso chiedeva prima il signor Nespoli? Sapete che a domanda precisa non hanno risposto? Ancora a tutt'oggi, dopo un anno, non siamo in grado di splittare questi importi. Ora, come diceva Remo, il fisso è, cioè, lo dobbiamo pagare. Il fisso è 50, più 10, più 10. Poi, per chi ha il contatore, è 44, più 6, più 10. E io ho il contatore. Che dovrebbe essere 60. Allora, come nel caso del mio stato, che ha messo un contatore perché uno stabile vecchissimo non si può mettere sui tre piani
i tre contatori. La SECA mi ha chiesto 40 euro per ogni stabile per fisso di contatore virtuale. Cosa pazzesca. Andiamo a chiarire un attimo cos'è la porta fissa e che cos'è l'eventuale contributo che qui al posto di all'assegnamento di questo contatore. La quota fissa è parte della tariffa, viene deliberata dalla conferenza in comune, approvata dal Consiglio provinciale, viene guardata dall'autority che la prova e quindi è una parte della tariffa tutti gli effetti. A che cosa serve? Come teoria serve per i costi di gestione del servizio. Questa è la definizione, io non concordo proprio di quella definizione com'è. Ma avevo un buco da colmare. Beh, abbiamo fatto il primo, cioè alla fine. Però guardate, cioè, al di là del fatto che qui siamo fuori di testa per il motivo, la situazione si presenta un po' dappertutto, perché quello che dobbiamo capire, è il motivo per cui noi stiamo facendo queste battaglie, è che trasformare, qui non lo vedete ancora, ma trasformare un servizio come quello idrico in un fatto economico, in alcuni comuni diventa una fonte di entrate, in alcune province diventa una fonte di entrate per i comuni, che si aggiungono a quelle che hanno, perché nel momento in cui lo Stato ha tagliato i trasferimenti erariali, il comune ha dovuto sopperire con altre risorse. E questo di ragionamento ci sta. Quindi che abbiano i buchi a tagliare posso dire di sì. Un aumento di quel tipo lì, cioè in qualche modo, e poi vai dell'energia, fate sentire che il problema esiste. Però questa è la quota fissa e che comunque c'è in tutte le province. Poi c'è chi ne fa una sola, chi la divide e poi chi lo consegue di porto diverso. Mentre per quanto riguarda il contatore, lei cosa ha fatto? Tre pose di contatore? No, io ho fatto una posa di contatore perché non era possibile metterlo sui tre stabili, siamo tre fratelli, per fortuna andiamo d'accordo, fino ad ora mettiamo un solo contatore, però la SECA non mi può chiedere virtualmente gli altri tre, ogni stabile, ogni appartamento, un fisso di un contatore che non c'è. Non conosco il caso particolare, mi sembra molto strano. No, più che altro che strano, è molto frequente, anzi è la norma. È la norma che ho installato il contatore, doveva essere chiaro. Allora, il fatto che si paghi un fisso per ciascuna unità immobiliare, anche laddove esiste un contatore unico, il caso la quota fissa, però questo signore che so bene di che cosa parlerà, ti parlerà di un caso in cui in un condominio alla fine si pagava di più di fisso che di consumo effettivo, avendo il contatore. Scusa, ma vorrei capire un attimo. No, subito. Cioè, però vorrei capire perché è una cosa strana. Cioè, lei sta parlando della quota fissa per l'appartamento o contributo per l'installazione? No, 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 no. Si è fisso per ogni anno che un proprietario su tre appartamenti. Certo, questo perché loro considerano gli appartamenti un decettine del fisso. Ma allora tu dici cosa? Allora, noi siamo, allora, nel mio caso particolare, io abito a Taramona. La mia è un'unità immobiliare, un insieme di condomini che fanno 64 unità singole di abitanti. Abbiamo un contatore solo, da sempre. Prima pagavamo un fisso solo, molto più basso, adesso ne paghiamo 64, per cui praticamente 64 per 50, 3.000 euro all'anno che paghiamo. Questo è il fatto. Ora la domanda in più con una specificazione particolare, io abitando a Taramona noi eravamo SECA anche prima, per cui non abbiamo cambiato, se vuoi, proprio niente, ma niente, eravamo SECA, rimaniamo SECA. Adesso prima non pagavamo un fisso che era anche più basso, ma chi se ne frega, ne pagavamo uno su,
64 utenze, adesso passiamo su 64. Il fatto di non aver cambiato il gestore è lo stesso grandissimo problema. La differenza è che per effetto della legge che citava Martina, il gestore è unico per tutta la provincia. SECAM ha assorbito chi gestiva di fuori dei comuni nostri, ma la gestione deve essere unica, sia in termini di tariffe che in termini di gestione. Per quanto riguarda la tariffa variabile, è in corso la convergenza fino al 2019, perché deve andare a armonizzare, cioè, le differenze di tariffe. La quota fissa, per l'ambito, è uguale per tutti. C'è solo la differenza di 6 euro in meno per quelli che hanno il contatore rispetto a quelli che non ce l'hanno. Ma alla fine, se non cambia niente, cosa paghiamo per singola utenza nel fisso? Allora, siccome loro vi stabiliscono, fermo un po' dappertutto così, perché nel condominio, praticamente voi avete il consumo variabile e ne siete sicuramente penalizzati. Adesso avendo introdotto tra l'altro la modulazione, non sarete anche di più, perché andrete a pagare in grosso su una tariffa più alta, quella aumentata del 40%. La quota fissa, nel piano d'angolo ti ho detto, l'autority lo consente. Perché su quello considererebbero il totale, quello lo considereremo solo, penso, e se hanno un contatore solo. Allora, no, ascoltate, però una cosa sola, cioè, no, infatti io quello che voglio dire, non parteggio per nessuno se non per voi, è evidente che io vi devo spiegare le cose per come sono. C'è una legge che espressamente, dico, quella del 97 che ha istituito l'uso del contatore, che dice che nel caso condominiale, se è una gestione di un contatore unico, vanno letti i consumi di tutti i condomini. Se i condomini vogliono separare per avere una divisione anche della quantità, lo devono fare a proprie spese e all'interno del condominio. E così Fabio, il fisso, perché è prima una delle... Il fisso va applicato per nucleo familiare, anche se non è un'utenza. Allora vi do una notizia: il piano d'ambito l'ha previsto così, ci sono dei gestori in altre province che non operano così. Quello che è successo è che molto recentemente l'authority ha stabilito che può andare bene così, cioè un fisso per ogni unità immobiliare. Noi questa cosa l'avevamo messa nella diffida, ma pare proprio che si vada in questa direzione, confermato dall'authority. E io direi che raccogliamo, siccome vedo che diventa un po' dispersivo in questa maniera, raccogliamo delle domande diverse prima e poi dopo andiamo a rispondere. Io sono non residente, la prima fattura mi è arrivata per il secondo semestre 2014, che ho pagato, ho mandato la raccomandata a SECAM dicendo che non poteva essere fatto il conteggio forfettario e continuo. E loro mi hanno risposto, non ho qui purtroppo, però la risposta è che non è colpa solo di loro, che è colpa del comune, che è colpa di questo. È arrivata adesso l'altra 2015, il primo semestre, altri 157 euro circa, ti faccio la stessa raccomandata, io ho già messo il contatore con il primo anno nel 2016, perché nel 2015 ho fatto la richiesta pagando idraulico, contatore con 200 e passa euro. Adesso mandiamo sempre queste raccomandate che hanno sempre la stessa risposta, servono a qualcosa oppure no? Altre domande? Io vado su una domanda un po', ho avuto problemi con la sede, come mai
cioè, in Italia c'è questo problema della, della privacy e l'idraulico incaricato, cioè segnalato dalla SECAM che potevo prendere perché hanno dovuto fare un corso di idraulici per imparare, secondo me qualcuno dirà per imparare a mettere i contatori, per me gli hanno insegnato come si ruba, perché li obbligano, perlomeno li consigliano che minimo la tariffa su 140 euro per installare il contatore, in più la SECAM vuole 80 euro più IVA per la piombatura e per la pratica, andiamo a 220 euro. E perché la SECAM può obbliga diciamo, l'idraulico a consegnare la stessa fattura che mi dà a me anche alla SECAM? La privacy dove è andata a finire? Secondo me è una cosa fuori da qualsiasi logica, perché è diventato un cartello SECAM. E non puoi farglielo fare al tuo idraulico che magari non ha aderito al discorso di fare il corso da mettere in contatore. Dopo vabbè, ho avuto altre vicissitudini perché quando l'hanno piombato hanno anche rotto la tubatura, adesso perde, però non è colpa loro, e non è colpa loro. E niente, ho fatto anche la domanda alla SECAM, e la SECAM continua oltretutto a mettere delle notizie sui giornali, tipo l'esempio che c'era poco tempo fa che noi siamo nella media della Lombardia, come dicevamo prima, siamo nella media, ma è una provincia romana, nella media, e è una provincia che l'acqua ci entra dalla finestra, dalle altre parti la devono buttare sulla terra, così. Ma poi c'è anche il fatto che vengono a dirci che paghiamo di più dalla Svizzera. Io li ringrazierei quelli della SECAM se ci danno la stessa paga che danno gli svizzeri. Altre domande? Buonasera. Io volevo chiedere se la tariffa fissa, l'aumento della tariffa fissa è reale. Cosa vuol dire la tariffa fissa? Il fisso. Io prendo per esempio Castione 7 euro, adesso è 40. Questo è grande. Per quanto riguarda la lezione di classe, siccome abbiamo fatto questa lezione di classe e io devo avere un documento sulla risposta che c'è stata da SECAM, siccome l'ho richiesta anche la professionatore, però non c'è niente adesso. Se possibile avere e tutta la città di Padre non sa niente, non mi sono sa niente per il successo. Anche per la gente che ha partecipato non sa se non sa niente per il successo. E stiamo aspettando se va avanti, se resta di fermo, se non ci resta solo per qualcosa. Va niente. Grazie. Io volevo fare una domanda. Stiamo parlando quote fisse, vicino, sì. Quote fisse, se non, io ho detto un condominio, siamo in 6, quindi dovremmo pagare 6 quote fisse. Al di là di tutto questo, io avevo fatto una lettera a SECAM per conoscenza al prefetto e alla Procura della Repubblica, chiedendo innanzitutto è costituzionale quello che sta facendo SECAM, o meglio, l'ufficio d'ambito o la provincia, come si voglia dire, facendo un solo gestore delle acque in provincia. Visto che in Italia è tutto concorrenziale, sono concorrenti, telefoni, luce, gas. Volevo sapere, SECAM mi ha risposto tutto,
con tutte le delibere, tutte quelle menate lì, ma non mi ha detto se è costituzionale o meno, al di là che sia legale quando il consiglio d'amministrazione decide di far pagare 10 o 100 euro, ma non mi hanno risposto. Io adesso sto aspettando risposta dalla procura, perché visto che quello che è vendibile in Italia è tutto regolamentato da un mercato libero, non riesco a capire perché in provincia di Sondrio io sei che debba fare il mercato unico. Grazie. Un'altra cosa che volevo capire io era che Secan ha in mano ancora il contratto che noi avevamo col comune. Non ha un contratto diverso. Il servizio dovrebbe essere a misura, e è a misura solo per chi paga il contatore, per gli altri mettono un forfettario e bastonano perché vogliono evitare di fare loro le spese. Ma contrattualmente non è una cosa civilistica, non è previsto che loro devono avere un contratto con me. Loro possono avere solo il contratto che io avevo prima col comune, e se variano una tariffa me la devono sottoporre e fare accettare, o altrimenti il comune non può accettare per me una tariffa. Il mio contratto è ancora quello. Se lui aveva una quota fissa di 7 e va a 40, 50, 60, 70, è corretto, è possibile, perché buonasera, io volevo portare l'attenzione, l'avevo già fatto, della situazione di oggi, io se io non è come vedeva, non lo locali. Premetto che sto parlando di seconde case, senza contatore, però abbiamo fatto la. Spero che sia arrivato più utenti, ci siamo messi assieme, abbiamo mandato la disponibilità a mettere i contatori, questo già, ma mi sono già 2 anni fa. Comunque, racconto brevemente in 2 minuti com'è la vicenda. Il comune prima gestiva l'acqua, i non residenti erano più 50 euro all'anno. Può essere tanto, può essere poco, discutibile. Per 2 anni il comune non ha più messo fuori le fatture, è subentrata Secan, eccetera, eccetera, e la quota da 50 euro è diventata 320 all'anno, ok? Noi abbiamo fatto un'azione individuale dicendo noi non è che non paghiamo, paghiamo quello che abbiamo sempre pagato il comune, poi dopo quando disponibile mettere i contatori, poi dopo ci accomodiamo, paghiamo quello che realmente consumiamo, perché il forfè lo fanno a casa loro per quanto mi riguarda. La cosa strana è, e questa è la spiegazione che volevo capire, la cosa strana è che sono arrivate le rate di 100, semestrali di 160, noi abbiamo versato il nostro 50, 27 euro, eccetera, eccetera, il primo se lo sono tenuto, il secondo ci hanno stornato l'assegno. C'erano rimandato a casa prima, ma ha fatto finta di niente. Adesso è arrivato, scusate un secondo, è arrivato il secondo semestre, perché stiamo parlando ancora del 2015, cioè non è che stiamo parlando di 15, sono ancora 2 anni. E qui leggo che sono 38 euro, non ci sono consumi di acqua, tu mi dici è fisso, ma allora prima fanno il fisso da una parte, il consumo dell'acqua, hanno fatto retromarcia, non lo so, non riesco a capire, perché se è il secondo semestre 2015, sono 6 mesi, come ho consumato prima, forse devo consumare adesso, o sbaglio? No, io faccio il secondo semestre 2015, probabilmente sono arrivato. È un altro comune, eh? Un altro nome, è bello anche rapportarsi, perché comunque si vedono le differenze, così va annunciato delle misure, dei metodi diversi, a seconda. Poi, siccome io sono uno che faceva abbastanza pesante le cose, ho fatto tutti dei passaggi che ho fatto gli sporti, eccetera, eccetera, molto legittimo, dico sindaco, adesso tiri fuori un po' le palline, faccia a faccia, perché si era quasi arrabbiato, no? Perché toccavamo giù da Torino, e dice guarda che alla fine, tirando le somme, senza fare nulla, niente, si possono più fare il signor Croce che è sindaco,
Io non so se c'è la tessera della Lega, però quando un sindaco gli dice vi do ragione, però io non posso andare contro, c'è qualcosa che non funziona in questo paese, punto. Non è un attacco alla Lega, perché forse la Lega già dovrebbe, è un sistema che va cambiato. Comunque io non riesco a capire perché nel secondo semestre 38 euro, poi gli do una leggenda la giro, comunque noi continuiamo a pagare i nostri 50 euro, poi dopo ci vediamo poi in tribunale, non è un problema. Scusate un attimo, allora se volete che si senta quando si parla, siete pregati gentilmente di tenere il microfono vicino alla bocca, o è tanto difficile tenerlo, io non penso, scusatemi, non è per offendere nessuno, però sembra che la colpa sia del microfono che non funziona, quando invece mi sentite me? No? La pulso vede no, mi scusi. La delibera è stata fatta nel fine 2015, i forfettari sono cominciati dal 2014, mentre la delibera di mettere i contatori, l'avviso è stato fatto a fine 2015, per cui cioè, il forfettario prima è una cosa regolare o irregolare? Grazie. Anche al nostro paese abbiamo pagato come si pagava prima al comune in tanti, e dopo che ci sono state un po' di polemiche sui giornali, sono andati in quattro, non riesco a capire perché Secam va ad accetto con Ato a sostenere le ragioni, cioè l'ufficio d'ambito dovrebbe essere il mio difensore, invece va ad accetto con Secam. Comunque niente, abbiamo pagato sempre come al comune e in questo periodo stanno tornando indietro, ci stanno restituendo, ci stanno emettendo delle bollette di conguaglio a qualcuno, fanno pagare la differenza. A qualcuno mandano delle bollette con il costo totale, si comportano in modo diverso con diversi utenti, ci sono delle cose assurde. A una persona hanno reso un doppio pagamento e questa persona il doppio pagamento non l'ha fatto. È una cosa seria la Seca? No. La mia opinione sulla Seca penso che aveva già detto prima, cioè in modo abbastanza chiaro. Allora, cominciamo. Finiamo le domande. Io sono un po' ignorante, no, volevo solo sapere come hanno fatto a dare i comuni, come hanno fatto a dare la priorità, cioè, il modo di fare le bollette, tutto quanto alla Seca. Allora, io tanto a quello che è generale, alle leggi italiane, quello che sento io, sento dire che tutto si va per un concorso al risparmio, cioè è stato fatto, una mia domanda è stato fatto un concorso delle varie società? Altre domande poi chiudiamo con ciò, quelli che non hanno parlato parla, perché se no mi inserisco così dal tuo parere su quello che hanno fatto il Grosotto, che Adriano mi ha detto e che può interessare gli altri, che hanno fatto prima. Cioè, il problema è che adesso chi non fa domanda di mettere il contatore deve pagare 285 metri cubi. A Grosotto hanno detto, visto che, come pare confermi anche, sta a Secam di mettere, la domanda è fatta a Secam dicendo, allora Secam, io faccio domanda che tu venga a installarmi il contatore come previsto dalla convenzione. E questo, secondo me, potrebbe mettere in mora Secam, che non può più fatturare 285 metri cubi. Sono già risposto in giornale, se non vengono accettati sì, no, allora, bisogna poi prevedere che si andrà di fronte a un giudice, probabilmente se loro non cambiano idea, perché, però, sentiamo adesso il parere se una cosa del genere può essere difesa o meno, perché se sta scritto una convenzione che Secam deve mettere i contatori, a questo punto io faccio domanda, io non mi rifiuto di metterlo, io chiedo che tu venga a metterlo. Abbiamo l'ha fatto subito, hanno detto, che quando non ci mettete i contatori, noi paghiamo quello che paghiamo il comune. Secam non si è mossa. No,
E questo è un gioco che fino a quando la secca non si muove scarica su di noi, sui più deboli, perché se è vero che ci sono degli utenti che consumano 3, 4, 5 come parrebbe a Borne, ma quelli hanno uno sconto a pagare l'85, quindi non fanno mai domanda. Chi è che fa domanda? L'utente debole, quello che dice ma no, io so che consumo 100, 150, 80, 100, 160, cosa faccio? Sono da solo, pago, vado a sottostare e mi faccio carico di un onere che non è mio. Quindi con questo gioco vanno addosso i più deboli e fanno un regalo ai veri spreconi. Per cui una domanda fatta in questi termini, fatta da tanti, fa saltare la bomba, per conto mio, e li costringe a rispondere, e a questo punto politicamente. E qui devono mettersi di mezzo anche i sindaci, ovviamente, e i vari amministratori, che non possono più nascondersi. Perché nel nostro comune, allora, da parte del comune, ma no, c'è tempo fino al 2019. Guardate che questa cosa, qualcuno, quello che non ha fatto perché ha dato retta, dovrebbe immediatamente dire adesso me la fai tu. E no, perché questo bisogna anche dirlo, perché no, ma infatti il problema è la questione del comune, perché qua si parla, continua a parlare di secca, ma io vorrei che si chiamasse poi causa anche le amministrazioni che approvano questo, perché è stato approvato così, non è stato approvato da noi, è stato approvato con una responsabilità. Se la soppressione dopo. Sì, scusate, non rispondiamo alle domande di case personali, se no non... Allora, cominciamo a dare qualche risposta. Il signore che diceva, che faccio? Continuo a mandare le raccomandate, tanto questi mi dicono è il comune, scarica barile, eccetera, eccetera. Continui a mandare raccomandate, so che costa, se ce l'ha eviti di usare la raccomandata, vale la PEC. In una la posta certificata, e un'altra cosa, in alcuni nelle diversi uffici SECA usano diversi trattamenti. Scusate, abbiamo verificato che a Sondrio accettano le raccomandate a mano, a Morbegno no. Per cui uno se va a Sondrio lo può portare a mano, gli si fa mettere un timbro e vale tanto quanto la raccomandata, a Morbegno questa cosa non accade, non... quindi per parlare di differenze. Sì, continuiamo a mandare raccomandate, insistiamo perché non abbiamo altri modi insomma per farci sentire. Ed ho andato il direttore dell'ufficio d'ambito. Nella sua relazione di fine 2016 ha detto che l'ufficio d'ambito ha avuto un overdose di lavoro, insomma una cosa che quasi non riusciva a gestire, perché sono pervenuti all'ufficio d'ambito più di 1100 reclami. Io vorrei che nel 2017 ne ricevessero 2200 almeno, perché prima o poi forse avremo qualche risposta, insomma. Se non lo... una raccolta di firme ma per tutti i comuni l'abbiamo fatta, 7000 persone hanno firmato, dobbiamo firmare tutti, ma la cosa più brutta che è stato è andare in consegna alla SECA, noi paghiamo l'acqua. Allora no, senta, se vuole venire ne parla qui, se no non ce ne veniamo fuori. Comunque mi viene detto. Comunque, se è colpa tutto comune del comune, che allora non è colpa tutta del comune. Noi abbiamo l'acqua che ci cade sopra la testa, e senza colpa. A Milano costa meno che da noi. Allora, quello che succede, l'ho spiegato un pochino all'inizio, forse non a sufficienza, è che i comuni sono stati costretti, quelli che hanno cercato di resistere, ma sono stati costretti alla fine. Non è vero, no, glielo dico per certo, non può dirmi non è vero, è una normativa parlamentare, parlamentare presidente del Partito Democratico ha detto in un'interparanza che non sono obbligato, no, guardi, no, siamo video registrati, glielo dico con certezza, non funziona così.
i comuni sono stati obbligati. Per rispondere a un'altra domanda, poi questa magari faccio rispondere a Remo, come è stato, perché non si è andati a bando e perché salto dalla prima domanda alla decima, come si è arrivati a Secam, perché non c'è stato un bando eccetera. Noi dovremmo essere contenti di avere Secam perché è una società interamente pubblica, peccato che si comporta come una privata. Su questa domanda però cedo la parola. Allora, vediamo di seguire l'ordine. No, no, l'ordine no. Vabbè, allora cominciamo a rispondere. Allora, diciamo che la regola generale voluta dall'Europa è con la definizione che la gestione del servizio idrico è un fatto economico. Previsto che per rispettare le regole della concorrenza del mercato, eccetera, si debba fare una gara a livello. La maggior parte dei comuni, tutta Italia, con il nostro sostegno come movimento, come comitato pubblico, è stato quello di optare per un'altra soluzione che si chiama affidamento in house providing, per definizione appunto di giustizia europea, che significa praticamente che ogni comune o insieme di comuni possa gestire il proprio servizio idrico senza fare la gara. Noi abbiamo puntato su questo. Il referendum del 2011 era proprio in questa logica, per cercare di rafforzare questo principio evitando la gara, perché in questo modo il servizio restava pubblico, l'obiettivo non doveva essere il profitto ma la qualità del servizio. Poi purtroppo non è il sistema, io sono ancora convinto che sia la soluzione migliore. Forse si potrebbe ritoccare leggermente passare da società a azienda speciale, che sarebbe ancora meglio. In Italia c'è solo Napoli oggi che gestisce e sembra che Torino stia andando in quella direzione. Perché l'azienda speciale è una struttura in relazione dei comuni e quindi non potrebbe avere come obiettivo il profitto, non va in borsa, non fa gestione finanziaria. Quello che sta rovinando il sistema è la testa delle persone che pensano di utilizzare questi strumenti per fare una cosa diversa dal servizio. Ma sicuramente quello di una gestione in house providing, quindi fatta dai comuni, è meglio delle altre. Per l'house providing non è prevista gara, per il semplice motivo che il principio è che il comune gestisce il servizio di cui è titolare in proprio, quindi non ha bisogno di far gara. Questo c'è tutta una serie di corti di giustizia europea eccetera che hanno confermato, recepito dalle ultime normative, in modo particolare le leggi di stabilità 13, 14, 15 e 16 hanno ripreso e rafforzato questo concetto, anche se da dire che a livello centrale il tentativo di arrivare a aggregazioni più ampie, di evitare l'in-house providing, e potremmo finire per farci capire, visto che siamo solo in mano A2A con una gara, io preferirei comunque qui dove litigo comune, ma vado in faccia al sindaco, perché riesco ancora a misurarmi il livello umano. Il tentativo è di arrivare a gestire il servizio idrico, poi lo riprendiamo con la legge per confutare quello che diceva il signore, non per confutarlo perché non è così, il tentativo è di arrivare a un ambito territoriale pari alla regione. Già un anno fa la regione ha cercato di ridurre, oggi sono le province, la regione ha già cercato di ridurre gli ambiti, io ero presente in quella discussione con l'osservatore, e devo dire che il direttore dell'ufficio d'ambito, l'occasione di Sordio, ha fatto una grossa battaglia a difesa del mantenimento dell'ambito a livello provinciale. Beh, chi va detto, va detto, cioè, anche se lo critico per altre cose, sicuramente. Quindi questo aspetto, la gara non c'è perché sostanzialmente i cittadini non hanno voluto. Per quanto riguarda il discorso suo, dal 94, con la legge Galli, è stato stabilito che le gestioni devono essere uniche negli ambiti territoriali definiti. Nel 2003
la Regione Lombardia ha definito gli ambiti delle province, quindi ogni provincia deve avere un gestore unico. E quindi la SECAM? E quindi SECAM non è che è stata scelta, è imposta, è la legge. L'unica cosa, come dicevo all'inizio, che poteva essere mantenuto in questa provincia e nelle province montane, un'autonomia per alcuni comuni con meno di 1000 abitanti, e non è stato fatto, ma per la generalità dei comuni SECAM è il gestore unico teoricamente ottimale, poi gestisce male e non è ottimale. Le informazioni comunque che io le ho chieste in ufficio alla SECAM sono state date, io sono andata a chiedere, ho voluto sapere determinate cose, mi erano sorti dei dubbi, me le hanno spiegate, cioè l'informazione che non ho avuto altrove l'ho avuta da loro, sinceramente. Però voglio riprendere il discorso anche di sport, cioè purtroppo noi non riusciamo più a fare gestione anche sui 285 metri cubi rispetto ai 553, nel momento in cui, e qui la colpa dei comuni è questa e si ferma qui, i comuni non hanno espresso un parere negativo, ma hanno espresso un parere favorevole e il Consiglio Provinciale ha approvato il piano d'ambito è quello che regola il rapporto del servizio. E oggi non possiamo dire, quindi dobbiamo recriminare questo vale anche con il discorso che faceva lei, il contratto. Allora, per effetto di tutta questa normativa si è arrivato all'affidamento, in questo caso diretto o tramite gara. Quindi vuol dire che con l'affidamento del servizio tutta la gestione del servizio provinciale è confluita nel gestore, quindi tutti i comuni, cioè lei non avrà mai più un contratto. A livello? Lei non avrà mai più un contratto personale, perché lei ha il contratto di affidamento, quindi la concessione, la carta di servizio, tutta la strumentazione che regola il rapporto del gestore con lei, che deve essere uguale a quello della signora. Con la signora è uguale agli altri, c'è una carta di servizio che regola sia per l'informazione che poi non funzioni, questo è un altro discorso, però è così. Anche sul concetto della privacy di cui si parlava prima, non mi ricordo che qui il problema non è un problema di privacy, perché allora, sul contatore in particolare c'è un errore in fondo, che lei non avrebbe dovuto pagare le 140 euro, lei avrebbe dovuto pagare gli 80 euro che è il contributo di allacciamento. Le 140 euro devono essere a carico di SECAM. Noi questo l'abbiamo sostenuto anche nell'azione di classe, lo riprenderemo nel ricorso al TAR. Poi è evidente che il contratto, cioè siccome quei tipi di contratti, essendo comprimati, devono essere regolati da procedure di evidenza pubblica, è chiaro che SECAM deve controllare. Tra l'altro, mi scusi, la fattura è stata fatta a lei, a nome suo? A nome mio l'ha fatta l'idraulico mi ha fatto Non va bene. No, la SECAM mi ha fatto gli 80 euro. Non va bene. Ho trovato interessante questa cosa della privacy. Non è la prima volta che non hanno rispetto della privacy. L'abbiamo visto con le RID, no? Che usavano le RID dei comuni, eccetera. E a questa cosa qui non avevo mai pensato, ma in effetti è abbastanza strano. Non solo non è libero mercato il dover ricorrere a un idraulico accreditato e non a un idraulico qualsiasi, quello lì non è libero mercato, ma non è neanche corretto effettivamente che l'idraulico mi dia una fattura, che è un mio documento personale, al di là dei contenuti contestabili più o meno, e che poi ne dia una copia alla SECAM. Se quello è un mio documento personale, tu per darlo via non... per quale motivo dovresti dare alla SECAM? E semmai questa cosa avvalora una volta di più la tesi che non si tratta di libero mercato. Cioè, mi costringe a scegliere un idraulico all'interno di una lista di accreditati, generando quindi anche una sorta di cartello dei prezzi, eccetera,
e non solo, ma vuoi avere anche il controllo che ci sia questa roba qui, che vuoi indietro la fattura dell'idraulico. Questa sembrerebbe una cosa a cui io non ho mai pensato, ma che è effettivamente da segnalare. Sono 92 può essere, però sono un centinaio in tutta la provincia. Hanno seguito un corso, signora. Ecco, informati di più dagli idraulici, perché anche sul, sì, su quello non dobbiamo verificare. Allora, sulla faccenda della, della tariffa fissa e legale, no, non lo vedo più. Sono qua. Eccola. E sulla questione dell'azione di classe, sulla faccenda della tariffa fissa e legale ti risponderemo. Sulla questione dell'azione di classe, effettivamente siamo noi che siamo in debito di informazioni, o meglio, la Conf Consumatori non è stata così puntuale e non ci è ancora autorizzato a pubblicare le risposte sul sito. Io spero che questa cosa si sblocchi presto e che queste tre risposte vengano messe nella disponibilità di tutti, anche perché non si capirebbe come possiamo andare a chiedere adesioni per il ricorso al TAR senza che uno abbia visto come si chiusa la fase precedente. Insomma, quindi devono assolutamente autorizzarci a, gli avvocati devono assolutamente autorizzarci a pubblicarla. La tariffa fissa non mi ricordo intendere la quota fissa, cioè la quota fissa è perfettamente legale perché, poi che sia corretto o meno, io esprimo solo quello che mi dico. Io parlavo di percentuale. Sì, però cosa succede? Siccome, ripeto, viene predisposto dall'ufficio d'arte, che lo sottopone ai comuni, su comuni in una conferenza specifica, approva il piano d'ambito, viene approvato dalla provincia, deliberato dalla provincia, che viene mandato alla EGE che dovrebbe verificare la legittimità dei calcoli fatti. Siccome l'ho sempre visto, dice sempre sì, non l'ha mandato ma non l'ho mai visto esprimere il parere contrario, la EGE, per cui alla fine diventerà legale. Tenete presente che la EGE delibera, cioè fa questo tipo di attività in forza di un decreto legge che ne attribuisce questa funzione e a breve lo farà anche per i rifiuti, quindi da lei approvata è legittima, legale. Sì, però cioè, quando io prima ho detto che la responsabilità è dei comuni, è perché i comuni nel momento in cui devono esprimere un parere indicatore vincolante non si sono espressi e chiaramente hanno creato una condizione contrattuale che ormai per Seca, e Seca ha ragione quando dice dipende da me, dipende dai comuni, perché lui è obbligato a rispettare, se lei Seca a rispettare, e poi non le rispetti per altre cose, no, ma e quando firma il contratto di concessione. Io sto esprimendo il discorso generale, l'ho detto prima che poi Seca rispetta quello che vuole, cioè questo è un altro concetto, però in linea di principio il meccanismo è quello lì. Allora, trattamenti diversi tra i diversi utenti, abbiamo sentito di persone che hanno provato a pagare lo stesso importo che pagavano al gestore precedente o al comune e alcune di queste si sono viste trattenere il pagamento, altre si sono viste restituire l'importo con assegno, altre il primo l'hanno trattenuto, il secondo l'hanno restituito. Guardate, sta succedendo di tutto, ma di tutto davvero. Invitano a fare le autoletture, un cittadino fa diligentemente l'autolettura e queste debitano ancora il forfettario oppure il presunto della media dei consumi degli anni precedenti. Sta accadendo di tutto, questo mi fa pensare, mi fa supporre che ci sia un po' di confusione anche nella gestione spicciola minuta, quella della fatturazione. Il fisso
il fisso di cui parlava l'amico di Bema. Bema ha fatto un grandissimo lavoro per conto suo, come l'hanno fatto recentemente abitanti, il gruppo di abitanti di Grossotto, ma Chiuro, ma altri comuni. Ci sono cittadini che si sono auto-organizzati, che stanno facendo cose. Il fisso, perché adesso è così, è a consumo zero. Io ho trovato che ci sono dei gestori che a consumo zero non addebitano neanche il fisso. Quindi questo dipende, ci sono delle regole dell'authority, ma dipende anche dal regolamento e dal piano d'ambito. Nel caso nostro di specie sembrerebbe che SECAM, ancorché sia una società interamente pubblica, ve lo dico in parole più semplici di quelle che ha usato Remo, che è un tecnico, cioè perché dovremmo essere contenti che c'è SECAM e non siamo andati alla gara europea di cui parlava lui? Perché SECAM è di proprietà dei comuni, perciò dovrebbe essere nostra, capito? Dovrebbe essere controllabile. Il fatto è che non è controllata per niente, o non si fa controllare, insomma, mettetela un po' come volete. Quindi questa faccenda dei fissi, e soprattutto dei fissi a consumo zero, è una cosa che va approfondita e che andrebbe fatta emergere. Perché io ho in mano fatture di altri gestori che a consumo zero non espongono neanche il fisso. Lecco, Pavia, altri. Per il resto sul consociativismo eccetera non voglio rispondere, cioè lascio perdere. Ok, mi sembra che però è un giudizio si può assolutamente dare, perché è sbagliato e non vogliamo, chi diceva prima, dire l'appartenenza o meno. Ma scusate, di fronte a un bene, a un servizio fondamentale, se un sindaco risponde, o addirittura c'è chi non risponde affatto, peggio ancora, uno ancora di, che non si può andare contro, bisognerebbe essere in grado di dire: tu non devi fare il sindaco, perché il sindaco è lì non per rispondere a un partito, chiunque esso sia, ma è amministrare un bene pubblico. E è questo che bisogna, però dipende anche da voi, essere in grado di essere consapevoli per controbattere, perché è inaccettabile. Poi la domanda invece che rivolgo io, perché non, com'è possibile che se questa, i comuni soci che però lasciano andare le cose in questo modo, questo è un altro problema. Io, cioè, anche su questo bisognerebbe capire se chi è socio in questo senso come fa. Come diceva prima Remo, ci sono dei comuni che se in un primo momento sono stati poco consapevoli, adesso hanno cominciato a leggersi le 1000 pagine, le 400 pagine e a votare anche con coraggio, anche contro, anche se sono pochi, come aveva illustrato prima Remo. Detto questo, io non me la sento di dare contro ai comuni e basta. Qui il problema è un po' più complesso, bisognerebbe entrare in quel consociativismo di cui si è accennato, ma di cui preferirei non parlare. Su questo argomento volevo intervenire tu. Io sono solo consigliere del comune di Caspoggio. Il nostro comune è uno di quei pochi che ultimamente sta cercando di, diciamo, contrastare questo strapotere di SECAM. Lo fa, diciamo, con l'acqua, grazie all'aiuto di Martina e di Remo, e sui rifiuti grazie a me e a un gruppo di un'associazione R4 che mi sta supportando. Questo ha portato il nostro comune a prendere diverse denunce, cioè prima hanno minacciato di denunciarci alla Corte dei Conti, poi dopo ci hanno detto che abbiamo causato dei danni a SECAM e adesso all'ANAC. Questa è un po', diciamo, la situazione che si crea quando si cerca di fare, come diceva la signora, il bene dei cittadini, perché tu provi a fare il bene dei cittadini, ma i cittadini, cioè SECA non vuole questo, vuole ben altro. Io ci intendo,
Non so se vuole certezza. La questione è che non lascia fare al comune quello che dovrebbe fare, cioè amministrare. Cioè, io mi sento di dire che il comune riesce, se vuole, a risparmiare dei soldi. Purtroppo c'è una visione del pubblico che non è quella del bene del cittadino, ma è una questione di soldi. Se il comune guadagna, se camperde il buono, è questo il discorso. Sì, una domanda, se c'è un caso del CETO in cui ci si è riappropriati del servizio di integrato, sfruttando un po' un calibro delle quote delle sorgenti. Potrebbe essere questo un input da mettere sul tavolo? Sì, buonasera. Un piccolo riassunto, se no prima qualcuno faceva delle domande e si rischia di non capire. Insomma, come abbiamo detto, l'obbligo di trasferire il servizio è un obbligo di legge, in teoria dal 1994, la provincia ha sempre resistito. Poi cosa è successo? Tra il 2013 e il 2014 si parlava di soppressione delle province. Lì c'erano due opzioni, affidare la SECAM o fare un bando, o aspettare come si è fatto. Nel 2013 la provincia di Sondrio ha deciso di accelerare il processo, e dice se sparisce la provincia cosa facciamo? E in quel frangente l'accelerazione politica ha portato a dire no, il pacchetto è goloso, lo affidiamo a SECAM, che è una società della provincia, per 20 anni, e lì congeliamo la cosa. Poi ciascuno saprà chi c'era nella provincia nel 2013, nel 2014, quindi la scelta politica è stata quella. I casini nella gestione, perché sono casini, sono dati fondamentalmente da due fattori. Il primo è l'inesperienza del gestore, che si è trovato a gestire una cosa che non conosceva, probabilmente non era attrezzato, quindi ci vorranno degli anni prima che vadano a regime. A questo si assommano delle decisioni un po' così, non sapendo bene cosa gestire. Cosa si fa? Si fa cassa con i fissi, e questa è la gestione seca. I sindaci, l'ufficio d'ambito, è vero che l'ufficio d'ambito fa le regole e i sindaci devono votarle e seca le applica. In sostanza cosa succede? Vi do due dati. L'ufficio della provincia di Sondrio, prima di affidare il servizio seca, ha dovuto fare una ricognizione e predisporre quello che era il piano d'ambito. Chi ha fatto il consulente per la provincia per la ricognizione? L'ha fatta SECAM, che poi ha avuto anche il servizio, quindi vedete che. E anche sulle tariffe è vero che le fa l'ufficio d'ambito e i sindaci possono dire no, non va bene, la bocciamo. Però come funziona? La tariffa la fai sulle indicazioni economiche che ti dà SECAM, ti dà il gestore. Perché ti dice, se non facciamo queste tariffe, noi non riusciamo a starci dentro, e poi alla fine, siccome la società dei comuni, pagano i comuni. Quindi l'ufficio d'ambito sì, fa le tariffe, ma da chi è consigliato la risposta la sappiamo. I sindaci arrivano a votare un malloppo di 100-200 pagine, 400, che a fatica leggono, qualcuno magari non ha neanche la voglia, ma c'è il duplice aspetto che la provincia gli dice ok, però c'è la scadenza, bisogna fare il piano, quindi se bocciate il piano però sappiamo che siamo fuori dalle scadenze, e quindi qualcuno si ribella e giustamente deve ribellarsi al sistema, però per chi non è troppo studiato, non è troppo addentro, non ha voglia di andare contro l'istituzione, di fatto si sente quasi obbligato ad andare lì a votare.
Ultima considerazione, ma non ultima, la SECAM è pubblica di tutti e 77 comuni, ma le quote di maggioranza ce l'hanno la provincia e 4-5 comuni della, quindi quando è messo d'accordo i tre comuni più grossi e la provincia, di fatto decidi, l'amministratore delegato decide il piano d'ambito, decide le tariffe, quindi forza ai sindaci, l'unione fa la forza, ma sappiamo che poi a decidere in tutto sono in 4-5, forse 4-5 sono pure troppi. Tu hai fatto riflessioni sul vero, c'è una realtà. È vero che in questa provincia seca, o meglio, non diciamo seca che è un soggetto impersonale, ma l'amministratore delegato è già in condizione, cerca di condizionare tutto. E magari non riesce anche. È anche vero che in effetti il piano economico che serve per determinare la tariffa, il piano d'ambito dovrebbe farlo prescindendo dai risultati, perché questa è la norma, perché anche nella logica della gara l'ufficio d'ambito determina la tariffa e poi chiede al gestore in auge o attraverso gara se è disponibile a gestire sulla base di quella tariffa e poi deve gestirsi lui autonomamente. Se noi andiamo a vedere il piano d'ambito, il conto economico del piano d'ambito che è fatto per 20 anni, è completamente, tanto comincia con il 2016, è completamente diverso dal conto economico, anche separato dal servizio idrico, di SECA. Il piano d'ambito prevede 200.000 euro di interessi passivi, SECA mi ha speso 1 milione sul servizio idrico. Quindi non è del tutto vero. Io continuo a ribadire comunque che è vero, fate il primo colpo aspetto, che pochi comuni, avendo anche la quota di partecipazione in provincia e comunità montane, determinano la maggioranza. Ma in conferenza d'ambito, dove le comunità montane non votano, la provincia non votano, i comuni piccoli, che rappresentano il 48% della popolazione della Valtellina, e si vota per abitanti in conferenza, forse se prendessero posizione potrebbero anche essere significativi, perché voglio vedere quale maggioranza, il 52% all'interno di una provincia, adotta un provvedimento escludendo il 48%. Certo, bisogna avere la voglia, il coraggio e la determinazione di fare delle azioni politiche, che qui è mancata completamente. Poi continuo a ripetere, secondo me, anche dall'altra parte, in primis è dei comuni, perché dovevano essere loro a preoccuparsi di questa situazione. Per quanto riguarda Berceto, lo dicevo prima, parlando un po' di cose, allora Berceto è un caso che ha ridestato l'attenzione in tutti quelli che a suo tempo non avevano conservato le gestioni dei comuni inferiori a 1.000 abitanti, perché il comune di Berceto è riuscito, dopo una lunga lotta, costi, ricorsi al TAR, eccetera, a essere riconosciuto come possibilità di gestire il proprio. Molti comuni, il consigliere di Caspoggio, mi sembra che lo possa confermare, che è un peso Caspoggio, stanno valutando questa ipotesi. Però siccome non è stato fatto all'inizio, cioè nella tornata precedente, quindi non beneficiando dal riconoscimento, ci sono delle condizioni precise abbastanza pesanti che non so quanti riusciranno a tenere. Ecco, io vorrei però dire una cosa, a me diventa difficile rispondere su casi specifici o personali per come mi vengono descritti, anche perché magari mi hanno usato un termine non corretto e non capisco più di cosa si sta parlando, quindi possiamo anche valutare come, però veramente mi diventa difficile. No, io volevo capire se è illegale la
cosa che ha fatto Berbeno, praticamente nel fine 2015 ha emesso il coso per mettere i contatori, quando poi sono andati retroattivi la seta dal 2014. Cioè, noi l'abbiamo detto nella lezione di classe, lo ripeteremo nel tavolo, la determinazione forfettaria, prescindendo dalle date, è comunque illegittima. Perché? I servizi idrico e i rifiuti in particolare regolati dalla stessa legge prevedono che l'acqua debba essere pagata in funzione del consumo e i rifiuti pagati in funzione dei rifiuti che vengono prodotti. Purtroppo sia in un caso che nell'altro questo non viene sempre rispettato per ragioni diverse e per ragioni varie, però è illegittimo che ci viene davanti. Questo noi l'abbiamo sostenuto e lo riprenderemo. Nel presente caso la legge dice che è vietato stabilire dei consumi minimi per utente. Più o meno forfettario di consumo minimo. Secondo me Ma io vi sconsiglio di non pagare. Allora, nel momento in cui c'è un rapporto contrattuale fissato tra l'ambito e SECA, che però è riferito che hanno i soggetti cittadini, per voi l'obbligo rimane. Nel momento in cui non pagate, magari per un anno non ve lo chiedo, magari non ve lo chiedo, ma nel momento in cui dovessero richiedere o farvi un'azione esecutiva, se vi fanno un'incensione pagamento e hanno titolo, poi vi dovete sostenere cose. Piuttosto, come diceva l'avvocato che ci ha seguito anche sulla questione dell'azione di classe, sarebbe meglio pagare e mandare una raccomandata richiedendo un rimborso, dicendo al considerante illecito che non correte il rischio di azioni esecutive di pagare interessi, sanzioni. Guardate che fare un ricorso, se il giudice, e questo quando dicevo prima che purtroppo il cittadino non è tutelato, quando si fa un ricorso, che si è arrivato una causa civile, molto spesso queste cose si chiudono spese compensate, vuol dire che ognuno paga le sue. Nella realtà quasi sempre il cittadino viene condannato a pagare la carta male, quando c'è in mezzo cittadino. Quindi un minimo di prudenza si vuole. Anche perché se dovessimo vincere con il TAR, il TAR non dice, no, il TAR non stabilisce il rimborso, ma stabilisce che il comportamento non è corretto da parte del gestore del funzionario e quindi fa annullare, cioè, tutto quello che è venuto da lì in avanti. Però questo darebbe ragione per fare un'azione civile di per recuperare le sue pagate, perché avrebbe un supporto che ti viene. Direi veloce, Eugenio, chiudiamo, cioè non ha, anche perché se no non riusciamo più. Allora, l'intervento. Pronto? Sì. Allora, l'intervento prima di tutto è per voi. Io l'ho sempre fatto quando sono venuto a queste assemblee e vi chiede, ma insomma ognuno di noi ha visto le sue bollette raddoppiare, triplicare in ragione di botte di chi gli va bene 60-70 euro per anno, chi gli va male anche 200 e più. E abbiamo paura di metterci 30 euro per fare un ricorso al punto di domanda? Cioè, io mi domando, dico, è già stato un grosso successo aver ottenuto 500 lezioni per la prima fase. Io onestamente, esattamente come vale per qualsiasi forma di protesta, anche se uno dice è ingiusto, perché devo pagare io quando fondamentalmente dovrebbe essere un criterio di giustizia? Però la giustizia non è di questo mondo, mi sa. Per cui vi chiedo di essere i primi ad aderire e a fare propaganda per aderire.
adesso arrivo alla domanda che è sintetica, dice, poi vediamo il panorama globale, appunto detto prima, chi dove è stato fortunato si è visto sfortunato, fra virgolette, ovviamente si è visto raddoppiare le tariffe, chi è stato sfortunato le tariffe quadruplicano, quintuplicano. E non abbiamo visto neanche tutte le utenze, perché qui abbiamo parlato di utenze domestiche. Io ho un po' la contezza che anche nei servizi di negozi, in particolare ristoranti, bar, delle tariffe folli, delle situazioni veramente paradossali. Io dico, ostrega, qui raddoppia, lì triplica, lì c'è la tariffa fissa che prima pagava ogni contatore, adesso ogni utenza, ogni appartamento. Alla fine, sta secca, quanti cacchio di soldi incassa da questa cosa qua? Ma se prima, come prima valeva il concetto che andava a remunerare quello che veniva fatto, tutti questi soldi dove vanno a finire? Allora, ovviamente, per quanto riguarda dove vanno a finire i soldi del servizio idrico, oggi non è dato saperlo per un semplice motivo: il bilancio di SECA è un bilancio fatto comprendendo senza nessuna indicazione separata tutte le attività, quindi rifiuti, acqua e altre attività. Però dal bilancio 2016 è prevista la bagna, cioè la separazione contabile, entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio, SECA deve mandare da EGE praticamente tanti bilanci per ogni attività svolta. Per quanto riguarda le tariffe invece delle altre attività, io ho indicato quello che sono parlato per questione di tempo, secondo me non sono proprio così fuori di testa come sono quelle dell'uso domestico. Tenete presente che partiamo da una tariffa dell'1% dell'euro per metro cubo, che è uguale a quello dei non residenti e che è poco più di quella dei residenti. Quindi non è, e tra l'altro è la più alta, perché poi scende. E tra l'altro ci sono situazioni, per esempio posso condividere quella della zootecnia, eccetera, considerato anche il territorio particolare, non capisco perché il pubblico, pagano 0,20, pagano 0,20 il dottor Muro che paga il residente. Quindi alla fine noi nella tariffa paghiamo già parte del consumo. Allora, si è fatta una certa ora e vi vedo provati anche dal clima, eroici a rimanere qui fino a quest'ora. E Lucia mi invitava a dire che cosa possono fare i cittadini, cosa possono fare quelli che non hanno il contatore e così via. Guardate, come vi ho spiegato prima, qui ci sono diverse situazioni, diversi gruppi di cittadini che si stanno organizzando in maniera diversa. Noi tendiamo a dare le indicazioni che ci hanno dato i legali della Confconsumatori, che dicono non consigliate mai di non pagare, ma di pagare facendo servire una lettera. La lettera che dice pago per non essere messo in mora o per non subire distacchi delle utenze eccetera, ma siccome ritengo che non sia che la fattura non sia equa, mi riservo di richiederne la ripetizione parziale o totale. Che non vuol dire che la otterrete, bisogna dirlo chiaramente, vuol dire che mettete le mani avanti, perché poi non sappiamo come andrà a finire questo ricorso. Cioè noi adesso vi stiamo chiedendo di aderire al ricorso perché è l'unica arma forte che abbiamo, ma detto questo non possiamo assicurarvi che questa cosa andrà bene, cioè è un rischio che ci sentiamo di assumere, perché se lo lasciamo così, prima erano 153, poi erano 285, chissà che cosa viene fuori dalla prossima revisione del piano d'ambito, una cosa
che non è al di là del bene e del male. Non so se avete visto le ultime fatture, sono illeggibili. Io l'ho fatto presente anche all'ufficio d'ambito e ha dovuto ammettere che effettivamente qualche problema c'è. Ma santo è Dio, se lo rilevi anche tu che qualche problema c'è e tu sei il controllore, tu devi intervenire lì, tu devi intervenire. E invece non succede così. Non succede così, e nell'ufficio, nel piano d'ambito ci sono scritte anche delle enormità, qualcuno ne ha accennato prima qui, cioè consumi attribuiti a Bormio di diverse centinaia di metri cubi per una singola utenza, all'Overo 70 metri cubi. Allora, se io fossi un cittadino di Overo vorrei dire, ma scusa, ma se me ne hai misurati 70, per quale motivo dovrei pagarne 285? Te ne pago 70, se mi hai messo il misuratore generale sulla vasca di carico e di uscita, per quale motivo dovrei pagare così tanto? Quindi le cose che segnaleremo nel ricorso al TAR sono molte, abbandoneremo alcune delle cose che abbiamo messo nella diffida, ma ne abbiamo tante, assai di aggiuntive da mettere nel ricorso al TAR. Che cosa si fa, come si fa ad aderire al ricorso al TAR? Beh, prima dovremo avere in mano la convenzione con la Comp Consumatori, non ce l'abbiamo ancora, andremo a stipularla entro la fine del mese. Chi fosse interessato o ad aderire al ricorso al TAR o comunque ad avere notizie del proseguo di questa cosa, può lasciare nome, cognome, indirizzo e mail, ve la faccio girare tra il pubblico adesso questa cosa, e verrà informato in quella maniera lì. Credo che per aderire al ricorso al TAR verrà chiesto ad ogni utente un importo di 20 euro che comprenderà l'iscrizione alla Comp Consumatori per un anno che costa 1 euro, e 19 euro invece che sono di contributo alla copertura delle spese, che non sappiamo ancora esattamente neanche quante sono. Che cosa succede? Succede che corri, perché va raccontata tutta, diversamente ci troviamo delle sorprese, insomma. Può succedere con il ricorso al TAR che dicano: guardate, abbiamo bisogno di un tecnico, di un CTU, cioè che il tribunale nomini un tecnico. In questo caso noi abbiamo Remo e confidiamo di non pagarlo, diciamo pubblicamente così, e confidiamo di non pagarlo. Ma può succedere di più e di peggio: può succedere che alla fine di tutto l'ambaradan dicano, sai che c'è, ti condanno alla rifusione delle spese della controparte, che possono essere diverse migliaia di euro. Oppure può succedere che, non ottenendo ragione del ricorso al TAR, magari siamo in tanti e si decide di non mollare su questa cosa, perché santo cielo ne abbiamo tante di cose, di non mollare e si va avanti, vuol dire andare al Consiglio di Stato. Quindi che cosa abbiamo fatto? Come comitato ci siamo costituiti formalmente a questo punto, cioè il comitato adesso ha un codice fiscale, un conto corrente bancario ed è cioè si è costituito formalmente ed è un comitato di scopo, cioè quando finisce questa roba qui si chiude anche il comitato, determinati però a portare avanti questa questione. Come diceva Remo, qualche piccolo correttivo hanno già dovuto, come dire, metterlo, e del resto le firme le abbiamo già tentate, ne abbiamo raccolte 7.000, ma è passato sopra come l'acqua. Qualcuno ha fatto articoli sui giornali anche a pagamento, lo conosciamo in sala, in diversi altri comuni, gruppi di cittadini si sono auto-organizzati. Davvero sta diventando una cosa grossa, che la panna monta, e confido che in tanti alla fine si riesca a ricondurre questa cosa entro regole più eque e entro binari di legittimità, vorrei dire. Quindi vi invito a lasciare semmai i vostri indirizzi
sul blog notes, verremo informati, chi vorrà potrà aderire quando sarà il momento. E guardate, bisogna resistere, diversamente andrà sempre peggio. Io lascio chiudere a Lucia Pure. Grazie. Grazie Martina, grazie. Per quelli del comune di Teglio, perché è stata una parte, perché quelli di Teglio, più sono San Giacomo, qualcuno fuori. Ma quando prima Arturo parlava di raccolta di firme, io lo interpreto un po' in questo senso, dice, verso il nostro comune, perché c'è un problema, no? Di azione o meno. Non lo so, lì si può valutare cosa fare affinché far pronunciare anche il nostro consiglio comunale rispetto a tutte queste vicende. Quella è una cosa che si può valutare in un modo. Allora sì che si deve fare una richiesta. Altra cosa è quella che dice Martina, che io consiglio a tutti, più si è e più questa richiesta forte di chiarimento rispetto a questa gestione, che io la ritengo veramente pochissimo trasparente, se non per andare oltre, perché ho fatto l'esempio l'altro giorno quando noi abbiamo pagato la bolletta giù a Oginate, dove sta prima come seconda casa, noi abbiamo pagato 55 euro, e non c'è assolutamente un contatore unico per condominio che si paga una tariffa unica diviso per tanti componenti in base al consumo, che mi sembra la cosa più ovvia di questo mondo, 55, mentre invece uno che ha la casa qua, se io fossi stata all'incontrario, probabilmente, cioè, normalissimo. Dunque, questo è un esempio. E nel nostro comune ci sono anche altri problemi, che quella che non mi spiace che stasera sono stati gli altri che in qualche modo hanno preso più la parola, ma l'agricoltura, ma proprio non conta nulla rispetto alla nostra terra, rispetto anche dei dati che vengono su quella tabella che è stata sempre distribuita da voi, che si rifà al 2011, di cosa, di quanto dispone di acqua il comune, di quanto ne viene distribuita, e di tutta una serie di dati ci chiediamo, ma com'è possibile? Allora qualche chiarimento anche rispetto alla gestione, cosa il comune pensa di fare, è fondamentale. Io non lo so, chiedo anche a voi, e volevo capire anche un po' la disponibilità, perché ci sono più questioni. Una è l'irrigazione alternativa, che proprio non se ne parla affatto, ma è fondamentale, e bisogna smettere che si parla, l'utenza è da bere, si va bene, ma noi non potremmo più, secondo le ordinanze, non potremmo più bagnare neanche l'orto, neanche fuori, con l'acqua che abbiamo, che poi viene venduta. Allora, questo è un problema. E credo che su questo il comune si dovrebbe in qualche modo pronunciare, perché abbiamo tanti comuni che invece hanno già provveduto in passato, hanno altre soluzioni. Ecco, anche soprattutto dagli agricoltori, che non devono pensare loro in che modo arrabattarsi, credo che sia veramente un problema grosso. Mi è stato detto che a Teglio, perché noi siamo San Giacomo, la risposta massiccia della messa in contatore è stata fatta. Io mi domando, le informazioni sono trapelate in un modo diverso rispetto alla Bassa Valle? Mi faccio questa domanda, perché anche questa è da chiedersi, perché lì, perché io, sarebbe anche importante capire quanti sono i cittadini di Teglio che non hanno fatto la richiesta della messa in contatore. Sarebbe bello capirlo, ma in che modo lo possiamo fare? Perché questo è vero che toccherebbe alla SECA informare, vero, ma sta di fatto che alla fine paga il cittadino per una non informazione, perché quando si legge sul giornale della delibera che è stata fatta, è tardi, perché la delibera è in quel momento esecutiva. Dunque io l'ho letto sul giornale, ma non è il problema, ma però oramai a quel momento è finita. Dunque, non so, dite qualcosa se il problema esiste, perché per noi esiste, soprattutto per quei nuclei, come diceva prima, che ha pagato in questi anni, dove abita una persona sola che deve pagare assolutamente
tutti questi metri cubi di acqua per andare a pareggio in altre situazioni che veramente il bene pubblico dell'acqua, siamo contro lo spreco, però non possono, la solidarietà non può essere all'incontrario, perché se devo pagare il piccolo e l'unico con difficoltà per i grossi non va assolutamente bene, perché la solidarietà dovrebbe essere una cosa un po' diversa. Ecco, lascio a voi anche dare un messaggio in questo senso. Uno è il ricorso che io invito, alcuni di noi l'ha già fatto, che ha già dato l'adesione nei primi 500, vi invito a farlo. L'altro invece è un messaggio che potremmo, come avviene stasera a Grossotto, che c'è il consiglio comunale con all'ordine del giorno anche questo tema, non è escludere che si chieda anche come cittadini di Tello per capire qualcosa di più. Ecco, però volevo capire un attimo da voi cosa pensate. Lucia, spiegami una cosa, visto che non si può usare l'acqua potabile per ricordare, io non posso, cosa usiamo, l'acqua del fiume? L'acqua del fiume non si può usare perché io ho pagato per il paio di multa, non può essere lo Stato, non sono solo, ma sono già come che sono sempre andate e fanno un pantello e di notte non fanno nulla. Non ho capito. Le fontane da Valtellino, tutto lo spreco d'acqua. E lo so. Le fontane le pagate voi perché sono... Le paghiamo noi tutti, entrano nella nostra, addirittura il comune di Tello con la tabella risulta che non ha fontane. Con la tabella che è pubblicata che non è la mia. Ma e poi sono tutti i comunque, un messaggio da lanciare, come potremmo, se si intende o se si ritiene che questo gestore lasciamo perdere, perché l'anno prossimo, quando ci sarà la campagna elettorale,